cuore dello streaming, tra pixel e colori c'è chi racconta storie di eroi e di dolori, con animazioni classiche e serie TV d'altri tempi. Il vecchio nerd ci guida nei mondi che esploriamo così. Oh vecchio nerd, custode di memorie e di sogni, tra tastiere e controller tu ci guidi e ci esplori, con occhi lucidi e cuore e fiamme tu ci fai sognare. Nel mondo pop che amiamo, tu sei la nostra stella a volare. Dal lato pop che amiamo, tu sei la nostra stella a volare. Dalla terra di mezzo a Hogwarts a Westeros, in fiacchi un'erberta tra risate e misteri nascosti, con i joystick tra le mani e il mouse come spada, affrontiamo ogni avventura con noi come guida sagace e affabile. Oh vecchio nerd, custode di memorie e di sogni, tra tastiere e controlle tu ci guidi e ci esplori, con occhi lucidi e cuore in fiamme tu ci fai sognare. Nel mondo pop che amiamo, tu sei la nostra stella a volare. E quando il tempo passerà e le console diventeranno polvere, il vecchio nerd sarà ancora qui a raccontarci di tutto quel che fu. Perché le storie non muoiono mai se le portiamo dentro di noi, e grazie a lui continueranno a vivere. Nel flusso digitale, fra ricordi e schermi, un'aura di nostalgia, dove il tempo non invecchia. Cuore dello streaming, tra pixel e colori c'è chi racconta storie di eroi e di dolori, con animazioni classiche e serie TV d'altri tempi. Il vecchio nerd ci guida nei mondi che esploriamo così. Oh vecchio nerd, custode di memorie e di sogni, tra tastiere e controller tu ci guidi e ci esplori, con occhi lucidi e cuore e fiamme tu ci fai sognare. Nel mondo pop che amiamo, tu sei la nostra stella a volare. Dal lato pop che amiamo, tu sei la nostra stella a volare. Dalla terra di mezzo a Hogwarts a Westeros, in fiacchi un'erberta tra risate e misteri nascosti, con i joystick tra le mani e il mouse come spada, affrontiamo ogni avventura con noi come guida sagace e affabile. Oh vecchio nerd, custode di memorie e di sogni, tra tastiere e controlle tu ci guidi e ci esplori, con occhi lucidi e cuore in fiamme tu ci fai sognare. Nel mondo pop che amiamo, tu sei la nostra stella a volare. E quando il tempo passerà e le console diventeranno polvere, il vecchio nerd sarà ancora qui a raccontarci di tutto quel che fu. Perché le storie non muoiono mai se le portiamo dentro di noi, e grazie a lui continueranno a vivere. Nel flusso digitale, fra ricordi e schermi, un'aura di nostalgia, dove il tempo non invecchia. Nel cuore dello streaming, tra pixel e colori, c'è chi racconta storie di eroi e di dolori, con animazioni classiche e serie TV d'altri tempi. Il vecchio nerd ci guida nei mondi che esploriamo così. Oh vecchio nerd, custode di memorie e di sogni, tra tastiere e controller tu ci guidi e ci esplori, con occhi lucidi e cuore e fiamme tu ci fai sognare. Nel mondo pop che amiamo, tu sei la nostra stella a volare. Dal lato pop che amiamo, tu sei la nostra stella a volare. Dalla terra di mezzo a Hogwarts a Westeros, in fiacchi un'erberta tra risate e misteri nascosti, con i joystick tra le mani e il mouse come spada, affrontiamo ogni avventura con lui come guida sagace e affabile.
tastiere e controlle, tu ci guidi e ci sproni, con occhi lucidi, cuore in fiamme, tu ci fai sognare, nel mondo pop ti amiamo, tu sei la nostra stella polare. E quando il tempo passerà e le console diventeranno polvere, il vecchio nerd sarà ancora qui a raccontarci di tutto quel che fu, perché le storie non muoiono mai se le portiamo dentro di noi, e grazie a lui continueranno a vivere. Nel flusso digitale, fra ricordi e schermi, un'aura di nostalgia, dove il tempo non invecchi. Cuore dello streaming, tra pixel e colori, c'è chi racconta storie di eroi e di dolori, con animazioni classiche e serie TV d'altri tempi. Il vecchio nerd ci guida nei mondi che esploriamo così. Oh vecchio nerd, custode di memorie e di sogni, tra tastiere e controlle tu ci guidi e ci esplori, con occhi lucidi, cuore e fiamme, tu ci fai sognare, nel mondo pop ti amiamo, tu sei la nostra stella polare. Dal lato pop ti amiamo, tu sei la nostra stella polare. Dalla terra di mezzo, Hogwarts a Westeros, in vecchio nerd è tanta risata e misteri nascosti, con i joystick tra le mani e mouse come spada, affrontiamo ogni avventura con noi come guida sagace e affabile. Oh vecchio nerd, custode di memorie e di sogni, tra tastiere e controlle tu ci guidi e ci esplori, con occhi lucidi, cuore e fiamme, tu ci fai sognare, nel mondo pop ti amiamo, tu sei la nostra stella polare. E quando il tempo passerà e le console diventeranno polvere, il vecchio nerd sarà ancora qui a raccontarci di tutto quel che fu, perché le storie non muoiono mai se le portiamo dentro di noi, e grazie a lui continueranno a vivere. Nel flusso digitale, fra ricordi e schermi, un'aura di nostalgia, dove il tempo non invecchi. Nel cuore dello streaming, tra pixel e colori, c'è chi racconta storie di eroi e di dolori, con animazioni classiche e serie TV d'altri tempi, il vecchio nerd ci guida nei mondi che esploriamo così. Oh vecchio nerd, custode di memorie e di sogni, tra tastiere e controller tu ci guidi e ci esplori, con occhi lucidi, cuore e fiamme, tu ci fai sognare, nel mondo pop ti amiamo, tu sei la nostra stella polare. Dalla tua pop ti amiamo, tu sei la nostra stella polare. Dalla terra di mezzo, Hogwarts a Westeros, in vecchio nerd è tanta risata e misteri nascosti, con i joystick tra le mani e il mouse come spada, affrontiamo ogni avventura con lui come guida sagace e affabile. Oh vecchio nerd, custode di memorie e di sogni, tra tastiere e controlle tu ci guidi e ci esplori, con occhi lucidi, cuore e fiamme, tu ci fai sognare, nel mondo pop ti amiamo, tu sei la nostra stella polare. E quando il tempo passerà e le console diventeranno polvere, il vecchio nerd sarà ancora qui a raccontarci di tutto quel che fu, perché le storie non muoiono mai se le portiamo dentro di noi, e grazie a lui continueranno a vivere. Nel flusso digitale, fra ricordi e schermi, un'aura di nostalgia, dove il tempo non invecchi. Nel
cuore dello streaming, tra pixel e colori c'è chi racconta storie di eroi e di dolori, con animazioni classiche e serie TV d'altri tempi. Il vecchio nerd ci guida nei mondi che esploriamo così. Oh vecchio nerd, custode di memorie e di sogni, tra tastiere e controller tu ci guidi e ci sp- Amici del vecchio nerd, ma soprattutto amiche del vecchio nerd, benvenuti alla nuova live del Confraternita dei Nerd. Oggi è una giornata un po' strana perché normalmente questa live la facciamo il venerdì, ma purtroppo abbiamo dovuto farla il giovedì perché io domani sera è un impegno e ci tenevo a esserci, e quindi ho chiesto e ottenuto la possibilità di spostare i miei compagni di avventura della confraternita, che vado ad introdurre velocemente. Allora, aspettate un attimo che qua c'è sempre un problema di... Eccoli qua. Buonasera Dottor Strange, Dottor X, a Dallas Orsaki Koichiro, a Otaku Sigulo e a Akira Gaming 85. Buonasera ragazzi. Siamo al completo. Buonasera. Dovrebbe arrivare qualcun altro? No, non dovrebbe arrivare nessun altro da sondaggio. Ci siamo tutti. Anzi, in realtà Otaku è già una sorpresa perché Otaku ci fa le sorprese. Otaku ci fa le sorprese. Gradita sorpresa. Gradita stasera mi ricorda molto Peter Capaldi in versione Doctor Who. Tanta roba. Sì. È stata una bella incarnazione del dottore Peter Capaldi. Io preferisco sempre Smith, ve l'ho detto l'altra volta, perché è proprio una mia fissa Smith. Però... Vabbè, Smith e Tennant sono stati proprio il top, inarrivabile. Sì. Allora, ragazzi, stasera tema molto, molto delicato, non neanche tanto delicato, molto, molto importante, molto, diciamo, anche dal punto di vista storico di grande spessore, no? Cioè, è un'analisi che va al di là di quella che è l'aspetto che solitamente affrontiamo, cioè tutte quelle cose che girano intorno alla cultura pop, perché i samurai, d'altronde come i nostri cavalieri, sono diventati una sorta di mito grazie anche alle loro rappresentazioni all'interno dei film, delle serie, dei fumetti, degli anime, dei manga e tutto il resto. Quindi stasera li affrontiamo parlandone un po', diciamo, in maniera un po' più approfondita. Le abbiamo sempre più o meno... Ciao Max, buonasera. Le abbiamo sempre più o meno affrontato questa cosa, perché comunque parlare di Giappone in generale ti porta a parlare anche di quello che è stato l'organizzazione statale, perché i samurai erano al centro dell'organizzazione statale di quel periodo. Però, insomma, affronteremo un po' più nel dettaglio, entreremo più nel merito di quella che è questa stirpe di cavalieri, perché tali sono, che avevano un codice molto 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 rigido, che nel tempo è stato un po' mitizzato, perché poi non ci dobbiamo mai dimenticare che i racconti e le storie sono cose scritte, mentre... Oh, ciao Danilo, ciao! grazie Danilo. Finalmente è arrivata pure per me. Sì. Ci abbiamo lavorato tanto, insomma, ed è arrivata. Dicevo, erano esseri umani e abbiamo, non si deve mai fare l'errore di considerare, come dire, sovrumane le persone. Quindi, anche se il codice era un codice molto, come dire, stringente, con delle regole molto, molto, molto chiare, ma erano umani. E quindi mi rifiuto di pensare che tutti fossero inquadrati in quelle regole così strette. C'era chi scappava, c'era chi tentava di aggirarle, c'era chi anche
non si comportava in maniera proprio, userei dire, corretta, no? Come prevederebbe quel tipo di organizzazione. Quindi una delle cose che ci tengo a dire stasera è che noi abbiamo una visione probabilmente più alta di quello che dovremmo dei samurai, ma che comunque in quel periodo sono stati importantissimi. Ciao Dario, grazie amico mio, grazie caro, grazie, 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 mi state inondando di auguri e di cose che mi riempiono il cuore. E quindi io direi di iniziare velocemente, e come dire, il tempo è tiranno, ma noi questa sera vogliamo sviscerare bene tutto quello che c'è da dire intorno a questa stupenda, questo stupendo argomento. Io direi di avere un minuto e mezzo di giro di introduzione iniziale, poi magari iniziamo il dibattito sulle cose che abbiamo introdotto e abbiamo detto. Doc, vuoi iniziare tu? Sì, io Doc Strange, ok. Doc Strange, scusami, sì. Bene, bene, sì. Bene, bene, grazie, grazie della parola, Thomas. Allora, solo una cosa, Doc, siccome mi segnalano i... Prova, sì. Prova, scusate, mi segnala le barrette dell'audio, me le segnala basse. Se, no, 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 la mia, volevo dire a chi sta seguendo la... Voi mi sentite, sì, bene, sicuramente. Chi sta seguendo, sì, la live, mi sentite basso? Ci sentite bassi? Per favore, dateci un feedback. Ok, inizia pure, Doc. Io ti sento un po' ovattato. Ti sento bene, ti sto sentendo tramite... No, perché l'altro giorno l'audio era troppo alto e andava in distorsione. E adesso ho fatto in modo di equilibrarlo un po', di renderlo un po' più pulito, e quindi il livello è sceso un po', però pare che dovrebbe essere... No, io poco fa ho messo la live e ti sentivo bene, Thomas. Perfetto, perfetto, vai, Doc. Poi se viene... Sì, allora ragazzi, dunque, stasera l'argomento è pregno. È pregno perché dentro questo argomento ci sono tantissimi concetti, c'è una filosofia di vita, c'è tanto che è stato sia come appunto stilemi di vita e rigorosità nell'affrontare tutto quello che diciamo rigorosamente viene etichettato come marziale, e quindi io vorrei partire da un concetto che ha accennato Thomas all'inizio nella presentazione, cioè quello della cavalleria. La cavalleria noi l'abbiamo conosciuta in Europa appunto con quello che è stato il suo concetto del cavaliere con tanto di investitura, e quindi il fatto di sposare una causa e mettersi a servizio appunto di ideali precostituiti e intraprendere una missione e uno stile di vita. Questo è il concetto europeo. Poi c'è stato ancora prima quello romano del Mos Maiorum, quindi un qualcosa che appunto era una tradizione che rappresentava sia una morale e oltretutto anche un valore militare. E invece in Oriente, abbiamo avuto il Bushido. Il Bushido, cioè letteralmente Bushi e guerriero, e quindi Do, quindi guerriero, Bushido, la via del guerriero. E ritornano sempre i crismi comuni alle tradizioni sia europee che romane, sì, cioè del codice, quindi codice di condotta e stile di vita.
Per quello che riguarda appunto quello che stasera noi andremo a trattare, è dal punto di vista del Giappone, cioè la casta guerriera, i Bushi, detti comunemente, poi chiamati comunemente samurai. E da qui appunto deriva tutta una serie di racconti, di storia, di tradizioni e anche, perché no, di manuali su come intraprendere l'arte della guerra. Abbiamo avuto esempi ancor prima dei periodi dove vengono appunto caratterizzati i samurai o i bushi, abbiamo avuto ancor prima con i mongoli, quindi con Sun Tzu, con l'arte della guerra e molti altri trattati. Ma quello che a noi interessa appunto è la figura predominante che si afferma, diciamo, dall'anno 1000-1100 fino ad arrivare al 1800, diciamo come la seconda metà del 1800. Quindi la figura portante che andremo a descrivere e a dettagliare con particolari molto interessanti. Bene, questa è l'introduzione, ottimo, adesso poi la sviluppiamo meglio. Dottor X? Allora, diciamo, la mia conoscenza dei samurai non è dei samurai, della cultura giapponese, è tendenzialmente limitata a ciò che mi incuriosiva, non ciò che si vede, ma ciò che mi incuriosiva di ciò che vedevo nelle serie animate, nei film, nelle serie TV in generale. Però ricordo un aneddoto, anche se ero molto piccolo, sono passati più di 40 anni, ricordo che ne ho Ciao, 47, Caio, sono passati più di 40 anni da quell'episodio, ed è una cosa che ricordo con molto affetto, perché è legato a mio padre e al lavoro che svolgeva mio padre. Piccola parentesi, a quel tempo mio padre comandava la stazione dei carabinieri di un paese della Calabria di circa 4.000 abitanti, quindi il classico maresciallo che alla Vittorio De Sica, per capirci. E ricordo che stavamo vedendo questo vecchio film con Bud Spencer e Terence Hill. Direte voi, che ci azzeccano i samurai con Bud Spencer e Terence Hill. Però anche lì abbiamo un samurai, il film era Chi trova un amico trova un tesoro. Abbiamo praticamente l'esempio di come, alcuni elementi arrivavano addirittura quasi al lavaggio del proprio cervello con quelle che erano le regole del Bushido. Ma il fatto particolare era questo: io piccolino, chiese a mio padre: papà, ma chi erano i samurai? Mio padre mi spiegò: sono quelli che in Giappone si occupavano di giustizia, insomma, mi fece una spiegazione molto light, molto semplice, e io lo guardai in faccia e dissi: ma quindi anche tu sei un samurai? Giustamente, sono i carabinieri giapponesi. In un certo senso. Diciamo che per il modo in cui svolgeva la sua attività era molto vicina a quella che è quello che era il pensiero dei samurai. La battuta di Dario in chat è bellissima: i samurai sono gli avversari dei Samo Mediaset. Allora, Dario, risposta per Dario, il polmone anche artificiale è saltato. con questa ti sei guadagnato
la tua iscrizione onoraria alla confraternita dei nerd, alla quale verrai presto convocato per le prossime live, che è fantastico proprio. Va bene, allora io direi che questo aneddoto familiare è veramente veramente molto simpatico, grazie Doc, perché poi tante cose che noi diciamo con che facciamo con i nostri genitori purtroppo le ricordiamo e ci diciamo portano un po' di tenerezza solo quando andiamo a ricordare dopo tanto tempo, magari al momento uno non l'ha neanche valutato quel gesto di affetto di un genitore che ti ha semplificato, no? Un racconto complicato di che cosa era un samurai, e poi dopo alla fine ci rimane. Allora andiamo avanti, passiamo a Dalastor, però prima leggerei il commento del Signore del Sonno, che forse credo sia diretto a Doc. Dice: ma la stella della fregna era un samurai? Non credo, però possiamo informarci in tal senso, credo, no? Approfondiremo poi adesso con i potenti mezzi tecnologici a nostra disposizione, sarà la perla di fine serata. Vai Dala, vai. Buonasera. Allora, i samurai. In un certo senso noi samurai li abbiamo visti anche quando non li credevamo di non vederli, perché l'animazione giapponese è molto piena dei samurai, sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista ideologico. Ci sono, per esempio, anche i robottoni di Nagai sono ispirati dalle armature dei samurai, e molti personaggi degli anime, degli action, hanno il codice d'onore dei samurai, anche cose molto semplici come per esempio Dragon Ball o Cavaliere dello Zodiaco, Samurai Troopers o Ken il Guerriero, eccetera eccetera. Però lasciando la questione degli anime, passiamo direttamente al ruolo. Sarò molto sintetico. Come ha detto Doc Strange, i samurai hanno iniziato la loro storia nel 1100 e poi erano dei cacciatori di teste, cioè erano a servizio di un signore e servivano e venivano premiati a seconda di quante teste portavano, queste alle origini, di quante teste portavano dei nemici uccisi al loro signore. Nell'arco della loro storia il loro ruolo è cambiato, perché tutto, in un certo senso, l'età d'oro dei samurai è stata per tutto il periodo Sengoku, lo scontro degli stati belligeranti. Se volete averne un'idea molto raffazzonata della questione, vi consiglio di guardare Sengoku Basara, se vi volete soprattutto fare quattro risate, però lo spirito di quel periodo c'è. O anche c'è il documentario su Netflix. Ora, a un certo punto nel 1600 ci fu una battaglia in Giappone, si chiamava era la battaglia di Sekigawa, quella tra i Toyotomi e i... Scusate un attimo ragazzi, questa cosa me la stanno segnalando in tanti, dicendo: mi potete dire perché mi si stacca sempre la live? Ragazzi, io non so che dirvi, questa cosa succede, me la stanno segnalando in molti, ma non è la live che salta, dovete aggiornare la pagina, perché se aggiornate la pagina torna, cioè è un problema di Twitch secondo me, non è un problema allora live. Io ce l'avevo pure questa cosa, provate a togliere l'auto nelle impostazioni, mettete 1080 e forse la situazione vi dovrebbe cambiare, o se no mettete un bitrate ancora più basso, 720, e vi funzionerà meglio. Onestamente non vi so dire il motivo, però credo che sia Twitch, perché siamo anche in live sulla pagina YouTube della confraternita, e lì nessuno mi segnala nessun tipo di problema, quindi non so, dovreste un attimo
fare una verifica. Io c'ho il monitor qua con la live aperta ed effettivamente sono 2 o 3 volte che devo ricaricare il lettore per farla riuscire, però non vi saprei proprio dire. 7:20, dite che a 7:20 va meglio? Sì, sì, io così ho aggiustato la cosa. Così ma, ho aggiustato. Ma bisogna capire se siamo noi oppure se... Boh. Ma... O se è una questione di banda. Vabbè, vabbè. Qualche comunque... tempo fa avevo lo stesso problema e ho aggiustato la cosa in questa maniera. Allora, dicevo... Il problema del server multi non mi viene. Il multi-streaming, il multi-quality. Il multi-quality, c'è una problematica che non funziona bene, quindi cerca di scattare da 1080 a 720 e quindi fa saltare la live. Però vedi quindi che conviene che... A 7:20 sta andando bene adesso. Sì, sì, a 7:20 non ce l'hai il problema, però perché sei sotto la soglia. Però io esco a 1080 da qua, ragazzi. Sì, 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 sì. No, esco a 1080, quindi... È una cosa dei server quando sono troppo intasati. Vabbè, comunque passate la qualità a 7:20 o anche inferiore, se possibile, non dovrebbero esserci più problemi, va bene. Ok, abbiamo risolto... Vuol dire che da domani streamo direttamente a 7:20, lo tolgo il 1080, che vi devo dire? Cioè, mi pare stranissima sta cosa. Dala, vai avanti. Aspetta, Doc, fai finire Dala che poi intervieni. Sì, giusto, okay. Una battuta veloce sui 7:20. Lascia stare. Vai, dici. Dico, se abbassate a 7:20 riuscite, è capace anche... Ah, al di sotto dei 7:20 ci vedete anche belli. Questo, okay. Diciamo, questo è proprio difficile, però okay. Va bene, ci sarà, magari sì, ecco. Magari sì. Praticamente però qualcosa è successo perché siamo scesi nelle visualizzazioni in maniera abbastanza forte, forse è colpa mia. Questo pure che si è staccato, dai. No, tranquilli. Allora, chiudo velocemente. Vai. La battaglia di Sekigawa che si svolse nel 1600 fu tra i Toyotomi e i Tokugawa. Questa battaglia era per il dominio del Giappone e venne fuori che i Tokugawa ebbero lo shogunato per quasi 2 secoli, 2 secoli di pace. Naturalmente con 2 secoli di pace i samurai cominciarono a non avere più senso come setta di guerrieri e si riciclarono in diversi modi, diventarono burocrati, commercianti o addirittura filosofi. Tra gli ultimi grandi samurai si può ricordare il Miyamoto Musashi, lo scrittore dei 5 anelli, che è poi l'uomo che sconfisse in duello Kojiro Sasaki, che è il nome che porto nel coso, perché i perdenti stanno sempre bene. Preferisci, diciamo. Sì. C'è anche una bellissima serie anime su Netflix, dove si vede il Giappone storico con il Giappone medievale, Oni... e altre creature mitologiche, molto bello, e con il volto del grande attore Tozziro Mifune, perché tra le altre cose che ha rappresentato benissimo i samurai nel corso della sua carriera cinematografica, il grande Akira Kurosawa, principalmente con il film di quasi 4 ore, però bellissimo, uno dei miei preferiti, che i 7 samurai, che fanno capire davvero la filosofia che sta dietro al samurai, soprattutto la filosofia del samurai, che è quella non del samurai durante il suo periodo d'oro, ma durante la sua fase di crepuscolo, cioè 7 ronin, 7 samurai senza padrone, che senza guadagnare niente, solo il riso che avrebbero mangiato, sono andati a difendere un villaggio da una banda di banditi. Ne sono morti 4 su 7.
C'è da dire che questa opera, vabbè, ispira anche i Magnifici Sette, no? Tutto un sacco di film. Ha ispirato i Magnifici Sette dello Spazio e anche l'attuale Rebel Moon di Zack Snyder è ispirato dai Magnifici Sette, dai Sette Samurai. È ispirato, poi è entrato Zack Snyder. No, vabbè, ancora è da vedere. Vediamo la seconda parte, magari la seconda parte ci soddisfa. Sì, quindi ci sarà il vero e proprio scontro. Secondo me sarà invece molto interessante come film. E anche perché se si voleva fare un film di successo bastava che non ci fosse Zack Snyder a fare la regia e andava benissimo. E vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, mi sono dilungato troppo, passo la parola a Otaku. Grazie, passiamo la parola a Otaku che allora, prima di iniziare volevo dire che Otaku c'ha una cosa che forse gli altri non hanno, così potrebbe sembrare una brutta, e che ha dimostrato il suo grande amore per questo mondo pubblicando un libro, no Francesco? Io ho pubblicato un libro sulla prima donna samurai del 1080 DC, Tomoe Gozen, perché le donne samurai, molti parlano del Giappone, c'è uno stereotipo, si parla delle geishe, ma le donne erano delle guerriere in Giappone. La difesa del castello, della proprietà, era affidata, difesa militare, quando il signore andava in guerra, era difesa, esatto, Tomoe Gozen, quando il signore era in guerra, era difesa alle donne, Leone Bushina. Se vi interessa acquistarlo, c'è il link dentro la... c'è il link all'interno della chat, ragazzi. Vai. Stefano ha detto una cosa giusta e voglio continuare da lui, perché lui ha... è giusto quello che diceva lui. Joe diceva Dara del 1100, ma in effetti stavamo facendo vedere infatti non avevo detto perché non trovo il mio è giusto, ma lui ha fatto riferimento Doc faceva giustamente a Sun Tzu, ma in effetti dal 1100 è arrivata l'etimologia del servitore, quindi del samurai. Ma i samurai sono discendenti dai cavalieri mongoli che hanno colonizzato il Giappone. Ed è una storia molto lunga, che hanno cominciato a dare anche un concetto religioso molto forte. Il concetto delle armi sacre che sono arrivate da noi in Occidente con alcune armi dalla Chikuro Beto, è antichissimo in Giappone. In Giappone l'anima del samurai stava nella sua katana e si è creato un mito che sì, è vero l'onore, ma non è tutto questo. Il mondo dei samurai, il mondo della guerra tra signori era pieno di spie, di corruzioni, di situazioni. La guerra era, infatti è bellissimo Shogun perché ti fa vedere non solo il concetto storico, ma anche il concetto morale del Giappone, che per quello che per noi era per quel loro era onore, per noi è una cosa tutta diversa. Tra l'altro poi ci hanno riportato, è un bellissimo film, forse a me il film è migliore sui samurai, anche se è un fantasy, è il 47 Ronin. Io amo 47 Ronin. 47 Ronin è un film spettacolare. Bravo Fra, è bellissimo. Però, è bellissimo nonostante Keanu Reeves o anche grazie a Keanu Reeves? Anche grazie a quel Keanu Reeves. Scusatemi un attimo, c'è il buon Angelo Sprefico che dalla chat dice c'è anche Date Masamune, il drago con un occhio solo, o ricordo male? Ecco. Date Masamune, scusate se intervengo. Date Masamune era il signore di Oshu, uno dei daito dell'epoca Sengoku.
e uno degli ultimi che si alleò poi con Oda Nobunaga. E aveva perso l'occhio a causa del, se non ricordo male. Si era scontrato con Sashiro Kurenai per caso? No, per sapere. No. Aveva contratto una malattia, forse una malattia che gli aveva praticamente tolto l'occhio, ma visto che non gli serviva più, scusatevi il termine poco, se lo cavò da solo. Ah, giustamente, così, tanto per... Era un alleato nemico, avversario di Oda Nobunaga, cioè aspettava che Oda Nobunaga facesse un passo falso per poterne prendere il posto. La cosa non ci fu, una possibilità ci fu, ma non colse la situazione. È uno dei protagonisti dell'anime Sengoku Basara, anche se è abbastanza colorita come storia. Quello che volevo dire insieme al discorso è strano come quasi tutte le storie dei samurai, i sette samurai, 47 Ronin, Shogun, ma anche manga come Lone Wolf and Cup, eccetera, sono tutte storie di samurai però nel loro periodo già di tramonto, già di crepuscolo, quando erano più dei maestri d'arma, ma non più dei guerrieri. Forse si preferisce quando la cosa dei samurai diventò più intima, più personale, più filosofica rispetto al loro periodo più militare. Mi sa che c'era, hai ragione, c'era un gioco di Sengoku Basara, eh? Sì, la serie anime è tratta dal videogioco della Capcom, che poi è una specie di Street Fighter che riunisce i samurai di diverse epoche in un enorme minestrone, li unisce tutti insieme in una sorta di Street Fighter. Concludo rapidamente. Un po' la risposta di... Vai. Francesco, concludi. Il concetto di samurai dovrebbe essere più ampio, non solo il concetto delle donne, forse, che abbiamo avuto donne spettacolari. Io ho parlato della prima, per la più antica, che dopo aver perso il signore in battaglia e ammazzò oltre 1000 uomini, lei da donna samurai diventò monaco buddista, la fine di Tomokazen. Il concetto, dice bene Stefano, e sono pienamente d'accordo, e dovrebbe allargarlo i Bushi, perché è molto più complesso nel Giappone la visione samurai. Il samurai è un Bushi alla fine. Solo che è più mitizzato. Per ultimo, e concludo subito, non solo noi abbiamo l'importanza dell'armatura con i samurai, l'armatura e delle armi, che oltre l'arco, la fondamentale erano oltre al katana, l'elmo, l'arco, la lancia e la spada dritta, perché come voi sapete i samurai hanno due spade, una è la katana e la spada dritta, che si chiama tsurugi, e l'elmo si chiama Kabuto. Allora, se vogliamo proprio essere precisi, più sì, che katana era Uchigatana. Uchigatana, sì, hai ragione. Sì. Non so se avete notato che l'elmo si chiama Kabuto e non è una coincidenza il fatto. Sì, io ho fatto il paragone, perché ho detto Francesco, sì. La spada dritta si chiama Tsurugi come Tetsuya e l'elmo Kabuto come Goji. Allora, Tetsuya Tsurugi letteralmente significa spada d'acciaio, credo che sia. Sì, la seconda spada dei samurai, quella dritta, non curva. Tanto è vero, è talmente forte questa cosa che in Shin Mazinger The Impact, Tetsuya non viene mai chiamato col suo nome, ma viene definito Blade. Non so se ci avete fatto. Sì, non so se ve la ricordate questa cosa, perché traducono. Sì. Tetsuya in lama, in spada, insomma, ecco, mi fece un gran bel effetto all'epoca sta cosa. Passo la parola. Eppure c'è un'altra cosa e poi lasciamo il nome originale del protagonista del Galaxy Esper è Tetsuo Oshino, che letteralmente vuol dire
ferro delle stelle. Perché lui poi voleva diventare un nuovo meccanico, quindi ci sta, sì, ci sta benissimo. Va bene, okay, ma passiamo ad Oreste. Scusa, Oreste. No, quando mai. Allora, io invece parlo della vicenda di questa confraternita sotto l'aspetto videoludico, che a me sono stati gli anime a farmi conoscere tutto quello che è l'aspetto dei samurai, cioè sembra una stupidaggine, ma è dai robottoni, e proprio da Titan 3 io comincio a voler capire perché sono i robot fatti in quel modo e comincio a vedere queste cose chiamate armature dei samurai. Da là poi ho scoperto piano piano tutto il loro mondo, di come le funzioni e di come venivano utilizzate nelle battaglie. A un certo punto esce un anime che me lo mette proprio servito su un piatto d'argento. Forse hanno detto, visto che sei così imbecille, te lo serviamo sul piatto d'argento con un cartone altrettanto imbecille, cioè i Cinque Samurai. Visto i Cinque Samurai, le armi. Bello, i Cinque Samurai, non è imbecille, sì, dai. No, vabbè, imbecille non nel senso di imbecille, Doc, nel senso di, che imbecille, di facile, ecco. Samurai per sprovveduti, in poche, esatto, parole, come i manuali. Samurai, come si dice, versione samurai facile. Samurai for noobs. Esatto, perfetto. Samurai for noobs, è ottimo. E da là, ma anche for boobs, passi, però, vabbè, andiamo avanti. Ma saranno piaciute pure a loro, no? Voglio dire, non ho detto. Sai come gli grattavano un'armatura? Vabbè, sì. Vai avanti, ok, vabbè. È la fine. Ok, adesso sono la visione in testa. quindi, dove voglio andare a parare? Dai Cinque Samurai. Io comincio già a essere appassionato di videogiochi, però non riesco ad avere il videogioco dei Cinque Samurai perché, ahimè, non esiste. Nel 93, all'interno di una sala giochi, trovo un cabinato con un gioco marchiato Neo Geo che si chiama Sengoku. Sengoku è, se Thomas lo vogliamo far vedere, ti ho mandato il video in privato sulla chat, no, questa qui. Sì, aspetta che lo prendiamo. Ed è la cosa più vicina che si avvicina, che ci fa vedere come funziona tutto l'arco narrativo dei samurai. Perché in fin dei conti questo ti mostra le tre forme di quell'epoca, cioè il samurai, il cane da battaglia, che non mi ricordo come si chiama, se qualcuno te lo ricorda. E lo sapevi che Nutella è Flender? Ricordo solo per la razza, che è l'Akita Inu, ma sì, è l'Akita, però non mi ricordo, quello c'ha proprio un nome quando viene investito quel tipo di cane. E pure all'epoca li investivano, mi spiace. Volte capita non abbandonare i samurai, per favore, che poi li investono e diventano samurai. E poi non fanno i soldi, li investono in borsa, salgono. Ok, siamo pronti. No, sto caricando il video intanto. Aspetta un attimo, perché ci sta sempre. Sapete che io non metto mai roba che blocca le pubblicità, perché sono molto rispettoso del lavoro di tutti. Quindi quando carico qualche video mi serve aspettare la pubblicità. Eccolo qua. Ok. Quanto era bella la musichetta del Neo Geo. Credo di averla avuto in sala giochi questo, non mi ricordo bene, ma credo di averla avuto. 800 anni fa. Che poi se riusciva a leggere l'inglese così veloce a quell'età eri Einstein, però va benissimo. Allora, questo vi fa capire che in fin dei conti, ecco qua, questo è Nobunaga, che dappertutto è diventato il cattivo. Cioè, ogni cosa che fanno, ecco qua,
E questo qua non era nient'altro che il gioco, diciamo, senza licenza dei 5 samurai. Perché pure per trasformarsi in Sengoku avevi delle sfere. E queste sfere ti permettevano di trasformarti nelle tre forme. Ecco, le sta facendo vedere. Ecco qua, adesso si è trasformato in samurai, per esempio. E bello. Vi dico... È stato ecco, il fatto delle spade mi ricordo le male spade pure Altered Beast attraverso le sfere si trasformava sì Altered Beast magari... anche attraverso le sfere perché ecco qua la cosa dei 5 samurai che vanno in questo piano ultraterreno fatto sulle nuvole dietro si vede ci sono gli eserciti e c'è una sfera non so se l'unica cosa non capisco la spada di Man però vabbè questi sono dettagli che non no questa è, la, che... questa è la Tetsuya oh. No, questa, era quella la... di prima. Quella di prima era... Eh? Era proprio quella di Man. Ah, no, non l'avevo visto. Questo è stato un gioco che a me mi ha avvicinato molto a poi vorrei scoprire tutto il mondo. Forse Mitsuko Nemito nella sua parte. Era bello sto gioco, non me lo stai a far ricordare, veramente era bello. E ancora oggi ci Madonna, gioco. È bello veramente. Qua. Dobbiamo fare una giornata di retro gaming, ci dobbiamo giocare. Che c'è poi... Mago Merlino, non si sa perché c'è Mago Merlino. Ovviamente, e come potete vedere, c'è... qua vedete alcune creature mitologiche giapponesi un pochettino occidentalizzate, però su quelle. Quella sullo sfondo sì, è veramente un mito. Però. Molto occidentalizzato. Beh, siamo un attimo sul ponte di Brooklyn, penso che sia un ponte di Brooklyn... post-apocalittico. Vabbè, un incontro tra Oriente e Occidente. Ah, questa è la spada di Man un'altra volta, vedi? Oh, la spada. Esatto, no, è la spada di Conan, però. Più quella di Conan, cioè. Sembra la spada di Conan. Per quale motivo? Perché? Per quale motivo? Ed era un gioco che a me è stato il capostipite di appassionarmi a questo genere. La spada di Rastan, bravo Mario, perché poi alla fine era il gioco di Conan senza licenza, fondamentalmente. Sì, bravissimo. Che all'epoca le licenze non erano importanti, c'erano tanti. Ma che è un Oni? Sì. No, è un monaco. I monaci, ecco. Ed ecco, prendiamo la forma del cane. Ah. Però è ancora investito da civile, non si è trasformato in samurai. Sì, no, in cane è difficile che lo usi, perché il cane è buono solamente contro alcuni boss. Ok, ah, mo si può trasformare perché vedo che sopra lampeggia no, la scritta la change. No, sì. C'è scritto change. Questa è una katana adesso. Per farvi capire anche il fatto, i perri sono una cosa nuova, no? Questo gioco funzionava a perri. Guardate, si vede benissimo. Vabbè, parliamo classica, dei Souls. Alla sì. Classica grafica tipo pure ecco alla, qua, e ha preso il samurai. Final... E adesso si può trasformare, no? Esatto, si potrebbe trasformare solamente che questo fa il figo. Ma perché se si trasforma dura poco la trasformazione? Come sì, ha un tempo limitato di 60 secondi. Ah, ok, tipo Polimar, diciamo. Esatto, senza Polimet. Ma Oreste, questo è l'unico personaggio che si può scegliere o c'era una scelta? Ce ne sono due in realtà, però tu ne puoi utilizzare con il player one, puoi usare solo lui. Poi negli altri ci sono altri due capitoli di Sengoku in cui puoi selezionare altri personaggi proprio. Questo che ricorda Final Fight. Come... Sì, è un picchiaduro a scorrimento sulla base Double Dragon. Sì. Diciamo Double Dragon, sì, esatto, mettiamolo più su Double Dragon pure per capostipite del genere. Però in quel periodo ne uscirono parecchi, perché io mi ricordo che sulla stessa falsariga di questo è uscito, vabbè, prima era uscito le due versioni di Shinobi e tutto il resto, ma sulla stessa falsariga di questo era uscito come si chiama? Il gioco degli Avengers, non so se ve lo ricordate. Sì, ma pure i giochi di Batman ispirati ai film di Tim Burton erano alla stessa maniera. Questo sistema era ottimo perché dava la possibilità di avere un'avventura. Un'avventura che tu camminavi e ti divertivi e non era in attesa come gli RPG. E l'RPG potevi avere una storia, dovevi attendere che caricava il livello. Cioè, sulla stessa stregua poi è uscito anche
un gioco ispirato a Alien e Predator, e Alien vs Predator, sì, e di picchiatura a scorrimento, e anche Golden Axe in versione fantasy alla stessa maniera, o sì. D&D videogioco alla stessa maniera. Esatto. Golden Axe era già un po' più 3D rispetto a questo, aveva una visuale a tre quarti, sì, Capitan Commando, diversi anni dopo Capitan Commando, Golden Axe aveva una visuale un po' inclinata, diciamo inclinata, non era proprio in orizzontale. Sì, era fatto apposta per dare la profondità. Golden Axe fu un sistema di siga per far accattivare più le persone, invece di andare in sala giochi compratevi il siga, perché all'epoca queste cose si potevano fare e Siga America le ha fatte, anche se si dice Sega, però evitiamo perché... Infatti, no, si dice Sega, ragazzi. E poi fu sviluppato ulteriormente con, com'era, King of Dragons? Quell'altro gioco fantasy sempre stile D&D. Dragons. Perché la cosa bella, ragazzi, scusate, no, Double Dragons è un'altra roba. Che se affermiamo che negli anni 90 a noi giovani dell'epoca la Sega ci ha aiutato tanto, non stiamo sbagliando a dire niente, no, voglio dire. Va bene. Mi sembra perché avevamo la Sega dal Giappone e la Sega dall'America. E poi abbiamo avuto anche la Sega europea. Direi di archiviare l'argomento. Seguiamo questo argomento. Torniamo in topic, ragazzi. Allora, la decine di serie animate, tantissime. Fumetti, serie di ispirazione del mondo del samurai, culminate con un'opera diciamo che racconta proprio la fine del mito dei samurai, che è l'ultimo samurai, no? È una storia un po' romanzata, però ci racconta come l'Europa, gli occidentali in generale, decisero di spazzare via quella filosofia che non consentiva, secondo i canoni occidentali, il progresso. In realtà non era proprio così. Forse stavano meglio loro, ma probabilmente non se ne accorgevano. La prossima cosa che vorrei chiedervi è se c'è stata un'opera in particolare dove avete individuato una storia particolarmente toccante che voi avete fatto vostra dei samurai. Io direi di iniziare con Dottor Strange. Bene, Thomas, allora io mi riallaccio all'articolo che ho pubblicato su Planet Magazine. Io spero che i ragazzi, i miei esimi colleghi, non vogliano parlare di questo, perché sennò ci andiamo a cavallare sull'argomento. E di che cosa vi sto parlando? Vi sto parlando di Blue High Samurai, che è un prodotto, poi andatevi a riprendere l'articolo perché veramente è molto dettagliato nel contenuto e vi va a sviscerare diversi angoli di lettura sulla storia, sul personaggio, sull'incipit, sulla lore, su tutto lo storytelling che l'autrice ci dà sulla visione che ha appunto di questo mondo, come ha accennato prima Francesco, un mondo molto con molte sfaccettature, specialmente per le donne, dove effettivamente non avevano grandi, come posso dire, prospettive, prostitute, o morivano di fame, o come dire, chi aveva la fortuna di fortuna o sfortuna, questo è da vedere col senno del poi, riusciva magari a sposarsi con un alto locato, un qualcuno che aveva una posizione, poteva ritenersi molto fortunata, anche se questo poi non era così. Ma quello che a me ha colpito molto di questa
di questa serie, c'è un passaggio molto importante e lo utilizzerò per parlarvi un po' di quello che a me sta più a cuore, cioè come dicevo prima a Francesco, Luchigatana, cioè la spada che è la quintessenza del samurai. Perché? Perché c'è un passaggio dove c'è il maestro Eiji, che è, diciamo, colui che ha la forgia, no? Nel racconto che ho menzionato prima su Blue Eye Samurai, e non solo riesce comunque a sintetizzare quello che è la filosofia, cioè che la spada è l'anima del samurai e quindi deve corrispondere all'uomo, ma non solo, perché dà proprio delle indicazioni ben precise che comunque ricalcano molto verosimilmente quello che era la missione, perché si tratta di questo, si tratta proprio di una missione da parte dei forgiatori, di coloro che ne facevano una ragione di vita, cioè ogni volta sintetizzare o partorire, permettetemi il termine, un qualcosa che sarebbe stata compagna, utilizziamo il femminile perché appunto ci riferiamo alla spada, compagna di vita del suo possessore. Quindi la sua lama deve essere rigida e sottile e sgargiante. Chi intraprende questa missione piega l'acciaio per fonderlo, si batte il metallo fuso per eliminare tutte le impurità, più è puro e più è duro, ma se è troppo duro diventa fragile, bisogna lasciare qualcosa come Dio l'ha fatta. Sto leggendo il mio articolo, le impurità nel posto giusto sono una qualità. E questo è un po' quello che, diciamo, va a sintetizzare la filosofia effettivamente dei maestri forgiatori. Noi dobbiamo sapere una cosa, che la nascita della spada katana rispetto alla figura del Bushi non è sincrona, nel senso che la katana risale a dopo il 1450. Quindi c'è proprio qui un cambio di passo, come dicevamo, abbiamo usato un termine ieri, Thomas, c'è un punto di singolarità nella tecnologia. Cioè si fa un salto talmente in avanti che tutto quello che erano state le tecniche e le modifiche che vengono apportate alla forgiatura e alla lavorazione di questa nuova arma è talmente innovativa che veramente negli anni a venire e anche nei secoli a venire farà effettivamente la differenza. Perché? Perché c'è un nuovo mix di materiali che la vanno a comporre, quindi diversi tipi di ferro acciaioso abbinato a differenti qualità di carbonio, quindi qui non si tratta di un materiale che fa riferimento alla lega classica, cioè l'acciaio parte ferro, X parti ferro, X parti carbonio, ma più parti di ferro ferrose e più parti di carbonio, quindi un mix alchemico strutturato con un gran segreto. E questo darà poi vita a grandi doti di resistenza, di flessibilità appunto dell'Uchigatana, ma la forma innovativa di questa arma sarà talmente impattante che rispetto alle spade che venivano utilizzate fino a quel momento darà un notevole vantaggio. Perché? Perché innanzitutto per la maneggevolezza, innanzitutto per la dinamica della curvatura con cui viene strutturata. Perché? Perché ha la possibilità di essere estratta in maniera fino a due volte e mezzo più rapida. Riesce con un fendente a mutilare, nonché direttamente ad uccidere un avversario, il che significa che in una battaglia dove c'è prevalentemente un corpo a corpo, voi capite che una tale possibilità messa nelle mani di un esperto guerriero significa che ogni fendente uccide un avversario, e nei combattimenti fatti in quel tempo dove era una mischia o eventualmente
nella dotazione della cavalleria poteva essere qualcosa di totalmente innovativo, perché innanzitutto per la rapidità con cui veniva utilizzata, per la maneggevolezza con cui veniva utilizzata, perché prevalentemente la cavalleria prediligeva armi lunghe, mentre invece con questa katana si va un po' contro tendenza, no? E quindi c'è effettivamente un qualcosa che è talmente innovativo, è talmente impattante che veramente va a rompere tutti gli schemi. Io qua dietro ho questa, Thomas, questa la conosce anche Filippo. È la Wadi Shimonji che ho preso a Lucca, anzi che mia figlia ha preso a Lucca. Eccola qua. E diciamo, questa è un po', no, la struttura della spada, cioè questa è la Tsuka, cioè il manico. Poi proseguiamo appunto con quello che è il Tsuka Ito, cioè la parte intrecciata del manico che serve per mantenere diciamo fedelmente la presa sulla mano della katana. Questo è il Fuki, cioè il bordo metallico che è tra la Tsuba e la Tsuka. Poi abbiamo appunto la guardia che serve appunto, diciamo, a proteggere la mano posta tra l'impugnatura e la lama, no? Okay. Poi abbiamo la Nagasa, che è la lama dell'Uchi-katana, curva, e che è di medie dimensioni. Poi abbiamo la Ha, che sarebbe il filo, cioè questo, cioè dove viene la filatura. E poi abbiamo, non meno importante di tutti, la Saya, cioè il fodero. Questo è, diciamo, il pensiero che io stasera vi Bene, volevo bene. portare e condividere. Allora c'è una mano alzata di dottor X, poi Dalla, vai Doc. Doc, lo sai che hai commesso una grande blasfemia tu, vero? Una cosa estremamente blasfema, Vai, ossia spara. toccare la lama con le mani. È una lama senza filo, Non potevo fare Doc. altrimenti adesso. Sì, no, vabbè, si sa. No, Anche perché se voglio fosse stata una vera, ribadire. fosse Io stata mi una immagino i vera katana, si samurai. sarebbe tagliato le Voglio dita. ribadire che quella non è una vera arma, è un prodotto da esposizione. Assolutamente, È che qua non Una si sa mai. battuta, dottor, una battuta di 20 secondi. A Thomas, mi immagino il samurai che gli esce la katana, la concubina, e dice: facciamo fuchi fuchi. I fuchi. No, Maria, io esco. Vabbè, cavolo, una cazzata. Dopo questa Sì, cazzata, do la parola. allora Giampiero dice in aveva chat, dice, in Occidente le spade si per prendere distinguevano la parola, capisci? con quelle con le lame di Toledo. Giampiero, io ho avuto una, diciamo, mio padre aveva due sciabole con le lame di Toledo, sempre da esposizione, sempre senza filo ovviamente, perché da giovane lui aveva fatto scherma. E stanno ancora a casa dei miei genitori, appese in Bella Vista, sono molto 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 belle, molto molto belle, quelle là con tutte le decorazioni sulla lama, non so se avete presente, In molto oro, belle, in nera? Che sì, molto belle. poi Invece mio qualcuno padre la è dovette una questione riconsegnare alla di. propria sciabola, Ma perché quella era Mio un'arma padre. vera, invece queste qui sono Sì, dichiarate come prodotti faceva parte della grande da uniforme, era esposizione. proprio parte integrante della grande uniforme da parata. Doc, tocca, allora andiamo, continuiamo ad andare avanti. Doc, volevi aggiungere, dottor X, Sì. volevi aggiungere. No, Ma tu hai alzato la sì, mano, no, ecco, c'era. parlando sempre, Vai. rimanendo sempre in ambito di aneddoti, io ricordo, erano i primi tempi in cui uscì Telepiù Cinema, non so se ricordate, il leggendario Telepiù 1. Sì, E ricordo sì, sì, sì. che verso tarda notte, ricordo che vidi questo film giapponese sottotitolato in italiano. Ricordo solo questa scena di questo film in cui c'era questo samurai caduto in disgrazia, che era stato addirittura costretto a vendere la propria spada, la propria katana. Chiamatela come vi viene meglio. E ricordo che
il signore a cui aveva chiesto asilo lo condanna a morte per seppuku, e avendo venduto la propria arma doveva compiere seppuku con una spada in legno. Arrivato a un certo punto, per l'estremo dolore, decide di morire mordendosi la lingua. Più facile sicuramente. Sì. Fu una scena che mi colpì molto. Tant'è che, ecco, non conosco qual è il film, non ricordo assolutamente quale fosse il film, ma ricordo, ecco, che mi colpì molto, non nel senso che mi impressionò qualche cosa, ma è una scena che mi è rimasta molto impressa, questa qui, appunto, del samurai caduto in disgrazia, costretto a compiere seppuku per aver venduto la propria spada. Bene, molto interessante. Allora, un paio di cose. Intanto vorrei dire come a volte noi occidentali forse fraintendiamo alcune cose, o forse non so come mai in un film giapponese si faccia vedere il seppuku con una katana, quando di solito era fatto con una piccola lama, avvolta in un fazzoletto, si tagliava lo stomaco, e per avvelire e per evitare l'estremo dolore c'era qualcuno che ti tagliava la testa. Così, era proprio, un grande così, onore. Un atto di compassione estrema. Un atto, diciamo, di compassione, sì. Ecco. E che poi è anche la base, si vede fatto in maniera molto precisa in 47 Ronin. Allora, salutiamo, scusa, Dara, permettimi, salutiamo Yuki Mishima che ci segue sempre. Sì, esatto, so sempre proprio, no, qualche volta qualcuno la salta, però va bene, va bene. Ogni tanto si prende una pausa come l'autore di Berserk. Madonna. Aggiungendo qualche cosa alla descrizione della katana di Doc Strange, c'è da dire che l'evoluzione verso la katana fu impostata per affrontare una delle tante invasioni da parte della Cina e del Giappone. Kublai Khan, l'imperatore che tra le altre cose è famoso perché ha ospitato Marco Polo, era ossessionato da conquistare quello che Marco Polo ha chiamato Cipango, con i diversi, lui l'ha sentito in quella maniera e ha chiamato il Giappone Cipango, nel milione è chiamato in questa maniera, e fu proprio quella a portare l'evoluzione verso ancora un perfezionamento della spada giapponese. E la lama spesso veniva riscaldata a temperature differenti, avvolgendo la parte della lama vera e propria con dell'argilla. Questa aveva una temperatura molto meno forte rispetto al resto della spada, che diventava più affilata. La congiunzione tra queste due parti viene chiamato Amon, che vuol dire fusione, e che è anche il nome del demone con cui si fonde Akira Fudo in Devilman, tanto che se avete diventa Akira Fuso dopo, no? Perché dopo se avessi mai avuto occasione di incontrare il maestro Nagai, gli avrei chiesto se il nome Amon deriva proprio da quello, cioè dal termine della fusione. Vale è svenuto, ha messo il meme dell'uomo svenuto dopo che ho fatto la battuta. Vabbè, sarebbe da chiederlo a Nagai questo, perché vedi, ragazzi, stiamo riportando alla luce, non scoprendo, perché sennò poi vengono a dire non hai scoperto niente perché l'ha detto quello lì. Aspetta, c'è anche faccio integro l'osservazione di Filippo, c'è anche la morale.
come divinità, che è sempre una fusione. Sì, vabbè, ma è, direi, un po' difficile. No, è una questione di assonanza, no, no. È assonanza. No, 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 no. Non c'entra, no, no, credo, non con... Esatto. Vedo difficile. In realtà c'è un demone nella demonologia medievale che si chiama Amon, però dubito che con tutto che il maestro Nagai è un uomo molto informato della cultura occidentale, dubito che sia andato a prendere proprio tutti i vari trattati demonologici medievali per poi fare il suo Devilman. Stiamo parlando del 1972, internet non era neanche nella mente di Dio, non era, cioè, in realtà la prima forma di internet sarebbe arrivata 5 anni dopo, non è tanto lontano. Sì, ma non credo che Nagai avesse accesso. No, 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 no. Era roba super militare. Otaku. Noi abbiamo un grande autore, yes, italiano di fumetti, Toppi, Umberto, no, scusate, e Sergio Toppi, che ha trattato molti samurai. Non era Francesco Totti? No, no, se, no, quello è un altro. Ah, quello è un altro. Quello ha fatto un grande libro. E lui ha parlato bene dei samurai. Tenete presente che aveva solamente alcune foto dell'Ottocento, dove i samurai si facevano fotografare con le katane, del National Geographic. Ma aveva solo quelle. Ed è riuscito a fare un'incredibile versione del Giappone dell'epoca medievale, con medievale sempre, come è stato scritto da un post su Facebook da Thomas, si intende perché il Giappone era diviso in stati, aveva un sistema tipo a val d'Asso feudale, ed è stato identificato col Giappone medievale, cioè tipo col medievale occidentale. Non c'entra niente con il nostro medioevo, eh? Tanto per... scusate. Vai, Otaku, vai, 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 vai. Ma guarda, io, a parte la serie che sta spopolando, che trovo magnifica, di Shogun, e il film che ci davo prima, che credo che sia quello che mi ha colpito di più, escludo le opere di Kurosawa, del maestro, perché sono dei capisaldi di tutta la sua opere moderne. Vado nel mondo degli anime, dove ci sono miliardi di anime su samurai, soprattutto su Oda Nobunaga, che l'abbiamo visto trasposto in tutte le salse. Mitologica la versione di Oda Nobunaga in Drifters, bellissima, una splendida versione. Io invece vorrei citare e consiglio a tutti un'opera che si chiama Oda Nobuna no Yabu. Oda Nobuna no Yabu è la versione in cui tutti i personaggi storici, che mi sembra che gli ho fatto vedere a Filippo. Sì, lo abbiamo visto insieme. Sì, che un po' strana. Sì, un po' strana, che portano agli eventi della riunificazione del Giappone, dove ci sono i personaggi, l'unico personaggio maschile che rimane uomo è la vipera, tutto il resto viene... E c'è un'esplorazione dei fattori, degli eventi abbastanza coerente con la storia, come eventi, come livello storico, con le alleanze, che poi non portarono all'unificazione da parte di Nobuna, perché non fu lui a unificare il Giappone, non fu stato lui. E tra l'altro in questo Isekai, dove viene catapultato un ragazzino esperto in un gioco che forse conosce Akira, che si chiama Rise of the Shogun, non so, sì, se sì, e cerca di aiutare questi partecipanti utilizzando la storia che lui ha imparato in questo gioco. E ve lo consiglio perché è carino, dura solo 12 puntate, è piacevole, purtroppo è sottotitolato, però è un ottimo prodotto. 47 Ronin accennato, ne parlava pure, come ne parleremo dopo eventualmente. Shogun è una serie da non perdere, perché è cruda, 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 ma rende benissimo la situazione, la cultura, il modo di vivere giapponese
nell'età del nel tardo Edo, perché stiamo parlando della caduta dell'ultimo shogun, dopo la caduta del Taiko siamo quasi alla chiusura del periodo Edo. No, scusami, sparo una cosa, all'inizio, perché siamo primi del 600. E quindi niente, lascio ad Akira, così siamo rapidi e poi... Bravi, stasera stiamo andando benissimo, devo dire la verità. Scusate un secondo, un'ultima cosa. Scusami Akira, ti lascio subito la parola. Però è incredibile come il ruolo di Oba Nobunaga prenda una conformazione positiva e negativa a seconda dell'opera. Cioè, in alcune opere è un cattivo, un personaggio diabolico, tanto che addirittura passa alla storia come il sesto demone. Com'è, Taku, tu lo sai meglio di me la definizione di Oba Nobunaga, il soprannome? Il sesto demone. Il sesto demone del cielo, una cosa del genere. E in altre opere invece ha una conformazione positiva, come il Drifford, come nell'opera citata di Otaku, come in altre opere viene visto come invece un personaggio positivo. Cioè deve essere un personaggio molto ambiguo in Giappone. Scusami, ho fatto una ricerca perché avevo un dubbio. Il Red Demone, non il sesto. Red Demone. Cioè, deve essere davvero, anche se poi alla fine viene identificato come una sorta di Garibaldi. Sì, però ragazzi, i personaggi di questo tipo sono sempre così, Cioè, i personaggi di questo tipo hanno sempre una doppia interpretazione. Perché se tu... Allora, noi siamo italiani e abbiamo generalmente un sentimento positivo nei confronti di Napoleone. Ma prova a vedere la storia e come viene descritto dagli inglesi Napoleone, che tipo di visione hanno di Napoleone gli inglesi e che cosa insegnano ai loro figli nelle scuole di Napoleone. Per noi Napoleone è uno che, nonostante i suoi metodi, forse anche lo stesso Cesare, non proprio ortodossi, ma ha tentato di riunificare l'Europa, ha tentato di dare delle leggi scritte, ha potenziato alcune cose importanti secondo noi italiani. Quindi lo vediamo con un occhio decisamente positivo, mentre invece gli inglesi addirittura utilizzano il suo nome anche come offesa, quindi addirittura è proprio una cosa per dirvi quando un personaggio così grande che ha combattuto, ha fatto le guerre, è sempre divisivo, no? Non c'è mai un'unica posizione da questo però punto di vista. Qui si tratta, Thomas, di due popolazioni differenti, cioè Italia e Francia vedono Napoleone in una maniera... Sicuramente russi e inglesi la vedono in un'altra, ma nel caso di Oda Nobunaga è la stessa popolazione giapponese a vederla in maniera ambigua, cioè non sono due popolazioni, è lo stesso popolo a vederlo a volte come un ruolo di cattivo, a volte come un ruolo di eroe. Forse qui la questione è ancora più ambigua nella cosa. Vai Oreste. Allora, sulla cosa che mi ha... Ti sentiamo basso, Oreste? Ah, scusate. Sulla cosa che mi ha colpito di più, il fascino proprio che mi ha dato questo genere di opere, di storia e di tutto, è la forgiatura delle lame. Perché non è più la semplice battitura. Thomas, ti ho mandato un altro video, così facciamo vedere il perché. Io la vedo una cosa, è un rituale che non lo troviamo tanto, no, non è che non lo troviamo proprio, non lo troviamo tanto in altre culture di forgiatura di armi. Personalmente a me mi ha dato un fascino, che io non sono amante delle armi, di nessun tipo, però su questa cosa mi ha sempre dato quella cosa, come ve la posso specificare, di un qualcosa che va oltre l'oggetto. Cioè, io penso che veramente, come dice il maestro d'armi che crea queste opere, il forgiatore ci imprime l'anima dentro, in confronto
ad altre culture, che invece era solo ed esclusivamente la battitura di un metallo. C'era proprio la canzone pure Forgia Italia, vi ricordate? Esatto. Era... Però teniamo presente che anche nel Medioevo la forgiatura di una spada era ritenuta un qualcosa di molto particolare. Sì, sì, però non era... Non arrivava ai livelli della forgiatura giapponese. Perché poi parliamoci chiaro, non è la solita forgiatura del tiro di solo del metallo e di crearla, ma qua stiamo parlando che la lama, se viene vista ravvicinata con una lente molto potente, non dico un microscopio perché sia troppo, ma una lente abbastanza potente, sono tantissime lame, una sfoglia di lame, sì. Ed è quella la potenza del taglio. Di una katana. Se vi ricordate la scena che abbiamo visto qua all'inizio, si vede anche in una puntata di Lupin quando parlano della storia della spada di Gaemon, no? Sì. Questi tagli orizzontali, come si faceva la forgiatura. Sì, quando c'era la donna, il nonno che doveva forgiare la sì, spada. Sì. È una... Ricordiamoci che quella lama può essere fermata solo da patate che crescono in Africa. Quella lama, l'unica cosa che la ferma sono le patate, la mistura di patate. Infatti viene fermato da Fucico, no? Quindi è giusta questa cosa qua. Cioè, quella è la patata. Fucico blocca, cioè, era proprio... Comunque, Valiant citava Cesare. È battuto da spirito di patata. Bravo, stiamo in tema con le patate. Dicevo, Cesare è un altro personaggio divisivo, no? Per noi è un autentico eroe, per qualcun altro è qualcosa di meno. Detto questo, ragazzi, diciamo la rappresentazione... si è bloccata la live, non è vero, Valiant, non si è bloccata. Le mie battute non fanno bloccare le live. Le mie mani piccole fanno le battute. No. Ok. No, andando avanti con non convochiamo determinate una cosa che ho detto io all'inizio, no? Crescendo, quando eravamo bambini, avevamo sto mito sia dei cavalieri, ciao Ammasso, buonasera, sia dei cavalieri che dei samurai, no? Crescendo ci siamo accorti, io personalmente ho giocato a un gioco magnifico. Il gioco si chiama Ghost of Tsushima, non so se ci avete giocato, avete avuto modo di giocarci. Quel gioco rappresenta la società di un certo periodo, cioè l'invasione mongola del Giappone, che colse di sorpresa alcuni stati occidentali del Giappone, o alcuni diciamo potentati del Giappone. Praticamente lì si vede un uomo sofferente che deve rinunciare al suo codice per diventare un assassino silenzioso, perché da solo contro tanti non vincerebbe mai, morirebbe da onore ma in maniera onorevole, ma non potrebbe mai portare a termine la sua missione. Quindi lo vogliamo dire che i samurai non erano tutti questi esseri superiori? Ecco, è arrivato, Akira, è arrivato, Gaming, 85, è arrivato un attimo il buon... Che parola fantastica, la patata. Devo dirti, le mie mani sono mandato un link lì sulla chat nostra privata. La mia abilità, cioè, nel poi vincere il link dell'articolo. Tutto è enorme e grandioso quando si tratta di me. Hai mai visto una patata così grande? Scommetto che hai mai visto una patata così grande? Ma sai cosa è davvero grande? Il mio successo è enorme. Signor, se n'è andato anche il buon Trump. Che toglieremo a breve, perché mo se ci sono le elezioni non vorrei che qualcuno pensasse che noi stiamo a fare ma tutt'altro proprio, devo dire la verità, anche se tra l'uno e l'altro, tra le altre cose, è come scegliere tra bombolo stasera, e Pierino, però va bene, insomma, non... stasera chiedo scusa, volevo giusto aggiungere una cosa, sì, se vai, era possibile, vai. Su Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima fa anche di fuori che tutta la fotografia, chiamiamola così, del gioco è basata sulle opere di mi sono perso
il regista, aiutatemi, Akira Kurosawa. No, si era bloccata proprio il cervello. Non e mi cazzo, ti chiami Akira, porca puttana, come si è fatto a bloccare? Ti chiami Akira, ti chiami. Lo sapete quando la puntina si blocca sul disco? Fantastico. Così, fantastico. Come si chiama quell'attore? Come si chiama quell'attore? Miliam. Aspetta, come cazzo era il nome? Thomas. Ecco, no. Vai, Oreste, vai. No, al di fuori di questa cosa che lo rappresenta tanto, come hanno fatto anche in Trick of Yumi, questa cinematografia fatta davvero bene che dava quella sensazione di sentirti in un film di Kurosawa. La cosa più bella è che tu puoi tentare l'esperienza di essere un vero samurai, cioè la leggenda dei samurai, perché non penso che esista un samurai così che rispetti il codice. Per me forse nei libri, nei racconti, ma forse nella realtà la vedo un po' difficile, perché in certe situazioni c'è bisogno di diventare il fantasma, cioè un assassino. Però la rappresentazione che hanno dato in quel videogioco mi ha fatto capire che chi è amante di questo genere, al di fuori che sia un videogiocatore, lo debba provare, perché Ghost of Tsushima vi fa provare quell'esperienza di dire: ecco come è leggendariamente un samurai. Io personalmente l'ho apprezzato tantissimo e spero che, come hanno detto, ne facciano una serie TV e arrivi prossimamente. E con questo vi saluto pure, perché devo scappare io. Dove vai? Oh, che ci lasci? Tengo ospiti a casa. Ah, va bene, Oreste. Vai. Alle 11 di sera inviti gli ospiti a casa tua. No, già c'erano, è soltanto che sono venuto un attimo a fare la confraternita. Vai tranquillo. Ci vediamo. Ciao, Oreste. Thomas. Ma di quel samurai che ho mandato l'immagine nella chat della confraternita, ne vogliamo parlare? Quando l'hai mandato? Adesso? Poco fa. Samurai? A modo suo sì, alla fine lui a modo suo cerca di seguire quello che è, che quelli che sono i dettami del samurai. Ok. Zenigata? Siete d'accordo che Zenigata è un samurai? In modo molto parodistico, però lui tenta di... ma non è più Samurai Gemono nella serie di Lupin? In più occasioni durante la serie si definisce un samurai. Sì, però ragazzi, il doppiaggio italiano, attenzione. Sì, non si può dare... Io oggi mentre completavo il video su Phantoman, una cosa ho detto nel video, non volevo spoiler, ho promesso, una cosa però l'ho detta: il doppiaggio fatto di quell'opera è veramente imbarazzante. Vabbè, questo penso che ve ne siete accorti tutti, soprattutto quello Il mondo è mio, che è diventato iconico da parte di Dottor Zero, l'arcinemico di Phantoman. In realtà è una cagata che abbiamo inventato noi, cioè non lo diceva, non c'era nessuna frase iconica con cui entrava in campo il Dottor Zero, cioè era un'aggiunta folcloristica del folklore italico, a cui piace aggiungere cose. E secondo me anche questa cosa, lui si definisce samurai, ma secondo me bisogna capire se veramente è così oppure se è stata un'aggiunta, perché all'epoca gli italiani come comportamenti hanno comportamenti, l'ho sempre visto come un tributo parodistico ai samurai, l'ho sempre visto così, sì, nei comportamenti che ha. Sì, ma bisogna vedere, bisogna distinguere davvero che cosa viene detto in originale e che cosa viene detto in italiano. Ho parlato di comportamento, non di ciò che dice, cioè sì, di quello che fa, del come lo fa, non di quello che dice. Quello che fa e come lo fa non è in italiano, non è l'immagine è quella, i movimenti che fa, il modo in cui fa determinati movimenti. Non dipendono dall'adattamento italiano.
Ma si capisce che è qualcosa comunque di parodistico. Scusate, non si capisce. Se vi parlate uno sull'altro non si capisce niente. Vai a Otaku. Allora, no, quello che dicevi tu è vero, però è più da teatro non che da samurai rappresentazione. Anche perché la parodia ha un senso, come dici tu, quando non c'è una persona come Gaemon, che è un samurai vero. Sì. Perciò quello è più un attore da teatro non. Quei movimenti esagerati, sì, puoi dire una interpretazione del teatro non di un guerriero samurai, sì, allora sì, concordo con te. Poi è una interpretazione quasi teatrale di questa cosa. Poi, cioè, è inutile negare che molti personaggi degli anime si comportano come se fossero dei samurai. Cioè, anche uno degli esempi più forti è il Tetsuya Tsurugi del grande Mazinga. Ha tutta una filosofia dietro di guerriero che è tipica del samurai. E sul discorso degli adattamenti, soprattutto dell'adattamento di Lupin, bisogna ricordare che molte cose addetta anche di Roberto Del Giudice furono inventati, non erano neanche scritte nei copioni, furono inventati durante le fasi di doppiaggio, come per esempio la frase quando Zenigata dice Arsenio e vecchi merletti, sì, qualcosa che è tipicamente, no, dice proprio Arsenico e vecchi merletti, Arsenico e vecchi merletti, sì, proprio per prendere in giro samurai e poi non quello che dice, ma quello che fa. Ho specificato per questo, proprio perché soprattutto in quegli anni sappiamo bene che gli adattamenti venivano fatti poi che lo erano anche gli adattatori, probabilmente quello è un altro paio di maniche. Ma io non mi sento tanto di accusare tutto il discorso, anche perché gli anni sono passati, i copioni erano quello che erano, le traduzioni pure, il far capire determinate cose di una cultura completamente diversa come quella giapponese non era semplice da fare. Non mi sento oggi di accusare più di tanto come erano adattati gli anime negli anni 80, sinceramente. Cioè, ci sono tutte le cose di questo mondo. Però Thomas, dobbiamo mettere le didascarie. La prossima volta faccio comparire una striscetta con su scritto sto facendo una battuta. Sì, a volte bisogna specificare. Vabbè, non fa nulla. Allora, ragazzi, adesso stavo pensando, mi diceva una cosa. Allora, siamo quasi in chiusura, C'era una cosa dell'UFU qua, però volevo capire se si poteva fare. Però prima di andare sull'UFU vi volevo dire una cosa, o meglio, volevo confrontarmi con voi su una cosa, se riesco. Allora, vorrei prendere... Vi faccio vedere questa cosa qua, che sono entrato mo su questo nuovo sito di cui vi ho parlato, per il turismo e tutto il resto. Sto facendo il preordine. Secondo voi conviene prenderla? Gli osservatori, benvenuti. Oh, che dite, lo prendo? Attenzione. Lo prendo? Lo preordino? Euro. Preordine euro. Però sta scritto che... Quanto l'ordine? L'ordine non c'è. C'è scritto fai il preordine. Ma non c'è il totale, se poi costa 1.000 euro, un milione di euro, un cazzo di guaio, voglio dire, no?
un fantastigliardo di euro. In realtà, da quello che ho capito, tu metti un euro, poi se non lo prendi, perdi l'euro, più devi depositare un altro euro, da quello che ho capito. Quindi alla fine non è che uno proprio perde tantissimo. Sono arrivati gli osservatori, ragazzi, sono in chat, che sono il nuovo nome col nuovo brand di Observers, che è il canale YouTube e di streaming su Twitch, dove io e Doc siamo stati ieri a fare la live insieme a Morte Bianca, insieme a altri, insomma, ad Alkil, eccetera, eccetera. Quindi, visto che state pure voi, ragazzi, che dite? Me la prendo questa in pre-order? Me la prendo? Va bene, ma sì, euro, cazzo, alla fine ci fanno male che vada, ti clonano la carta. Ma sì, mi clonano la carta, che me ne frega, non ci metto niente sopra, sti cazzi. Ciao Mario carissimo. Giusto. Allora, c'è il nostro... Allora, ragazzi, io possiamo fare questa cosa. Intanto aspettate che completo questa cosa di PayPal. Ma chissà se mi conviene. Non lo so. No, ultimamente, ragazzi, ho una cazzo di paura di mettere i miei dati sopra internet, che non niente male. Allora, qui ci sta... Lo sapete sto coso che si chiama UFUFU, no? Che si chiama... No. UFUFU. Dove puoi fare le classifiche, le votazioni. Pensavo fosse qualcosa tipo Uololo. No. E qua solo gli amanti di Age of Empire e di Civilization possono capirla. Allora, questa qua vi faccio vedere... grazie Mario, grazie mille. Vescro, a me piace più Postal Market, però va bene uguale. Allora facciamo un turno a 32 di questo, vi faccio vedere questa cosa, voglio vedere che dove andiamo a finire. Allora aspettate che condivido, perché non sto condividendo, quindi io faccio le mosse, le smorfie, voi non capite. 30 secondi a testa per dare la votazione. Sennò allora, ragazzi, veloci. Allora, Bleach contro Inazuma Eleven. Ok? Tanto torno in Giappone, ci sono anche qui questi Shinigami, però vestiti comunque come samurai e tutto il resto. Allora, Doc, vai, un voto. Bleach o Inazuma? Bleach o Inazuma? Bleach, 10. Aspetta, 10. Che facciamo anche uno shottino ad The Observers. Aspetta un attimo. Allora, sì, Bleach, Doc. Idem, Bleach. Bleach, due voti per Bleach. Dala? Bleach, vabbè, il voto mio e il voto di Otaku sono ininfluenti, però diamoli, vai. Otaku? Tutte e due Bleach, se non c'è partita. E non c'è partita. Bleach, passa il turno. Zuma Eleven, allora, Mob Psycho 100 contro Demon Slayer. Vabbè, povero Mob Psycho 100, cazzo va. Vabbè, votiamo giusto per, ma facciamo una cosa. Chi vota per Demon Slayer alzi la mano, ecco. Così. Inosuke forever. Va bene, allora è andato pure... Demon Slayer. Ragazzi, votate in chat voi, il voto della chat è importante. Allora, Pokémon versus Grand Blue. Allora, Pokémon, allora, Mario in chat ha votato Bleach il primo. Tutti Bleach. Sì. Allora, ragazzi, io Grand Blue non lo conosco. Pokémon lo schifo, quindi voto Grand Blue, perché siccome lo schifo, per me qualunque cosa è meglio dello schifo, quindi votate. Io invece, Doc, vado contro tendenza perché c'è mia figlia che mi sta pokemonizzando. Okay. E allora voto Pokémon, vado in controtendenza. Doc? Io voto per la Fregna, quindi Granblue. Granblue, siamo 2-1. Dala? Allora, io contro qualunque cosa, anche perché ho visto alcuni film...
voto Pokémon. Siamo 2-2, ragazzi. Voto di Utaku. Mesi fa parlai con Marco Santillo e mi ha svelato un mondo su Pokémon. Allora, il voto di Utaku è determinante, ragazzi. È come il presidente del consiglio. Vai, Utaku. È come il voto di Alessandro Borghese. Io l'ho visto Gran Blu e voto a Gran Blu. E quindi per 3-2 vince Gran Blu, affanculo. No, aspetta, la chat che dice? Ormai è andata. Vabbè, ragione, la prossima il voto della chat è 1. Allora, Skeleton Knight Another World, questo è un isekai. Che spettacolo quello. Però R0 vuole tanta roba. Votiamo, dai, Doc. Skeleton Knight. Dottor X. Allora, ammetto la mia ignoranza, non ho visto né l'uno né l'altro, ma mi ispira tantissimo lo scheletro che sta alle terme a sorseggiare del whisky, quindi io voto per Skeleton Knight. Ok, doppio Skeleton, vai Dala. Io non ho sentito niente di Skeletor Knight, però ho sentito buone cose per quanto riguarda Re:Zero, voto Re:Zero. Mario, vota in chat, dai. Votate in chat, quindi siamo 2-1 per Re:Zero. Io l'ho visto Re:Zero. Re:Zero, figurati che è stato della stessa casa di... come si chiama quello dall'altro lato scheletro di Sekai? Ho perso la memoria. Overlord. Questo è lo studio di Overlord, la trama è un capolavoro, Re:Zero al 100%. Quindi siamo 2-2, è il voto mio. Manca la chat. Un voto della chat e un voto mio, vai. Dai. Allora, io voto per Re:Zero, quindi sarebbe un 3-2. Ora aspettiamo la chat per vedere che se facciamo passa. Se la chat risponde Skeletor. Faccio come facciamo faccio quando faccio il consiglio di faccio il consiglio di amministrazione della squadra di calcio. Siccome sono presidente, il voto mio vale doppio e quindi passa quello che ho votato io. Okay. Perché però mi piace la democrazia, hai capito? La democrazia è sempre la chat non sta arrivando, direi Re:Zero e basta. L'ultimo Thomas. L'ultimo discorso del fatto che gli spogliatoi. Ragazzi, qui non vince la democrazia. Allora, ragazzi, se avete fatto sport di squadra, sapete che nello sport la democrazia non c'è non esiste. Quindi, assolutamente. Allora, Re:Zero passa perché la chat la vedo un po' moscia, va bene così. Poi c'è Baccano versus Buddy Daddies. Ragazzi, io non ho visto nessuno di tutte e due, non vi posso... Buddy Daddy. Vedo un paio di freni in Baccano, scusami, quindi mi butterei di là, ma solo per quello, diciamo, non per altro. Amici della toppa! Bravo! Che devo fare? Mi è rimasta questa cazzo di vizio, mi è rimasta. Vabbè. Votate, Doc, tu che voti? Baccano. Quindi due Baccani. Dottor X. Buddy Daddies mi sa molto di... roba da mangiare. Tre uomini e una gamba. Un bebè. Tre scapoli e un bebè. Tre scapoli e un bebè era il titolo? Non mi ricordo. C'era Tom Selleck tra gli attori. Non diamo informazioni fuorvianti, perché non sapendo niente di questo informazioni. Alla fine a me piace. Sì. Negli anni 90 piacevano sia Jovanotti che Gianna Nannini, quindi voto per Radio Baccano. Radio Baccano, perfetto. Dalla Baccano, dal disegno, da questo disegno sembra che sia superiore dal punto di vista. Sì, sembra bello. Mo lasciamo stare che si vedono le belle ragazze, ma questo è un dettaglio. Potrebbero esserci anche dall'altro lato, però sai. E invece la chat che dice, e soprattutto Otaku che dice? Credo che Otaku li conosca. Allora, Baccano è il sequel di Campione, che noi abbiamo visto in chat. Ok. L'altro nome a Baccano lo conosco ed è il sequel di uno di un anime che ho fatto vedere io, che si chiama Campione, se vi ricordate. Sì. Quello con le divinità, molto fanservice. E la gnagna. Molto fanservice. Quello che c'era
la divinignagna era quello. Amici della toppa. Divinignagna. Ok. No, volevo dire e quindi voti Baccano? Vai, vai. No, volevo dire agli osservatori, ragazzi, che è complicato stare, perché non è come quando eravamo più ragazzi noi, dove c'erano quelle due o tre serie che seguivano tutti. Qui se vuoi stare dietro a tutto devi diventare uno, come si chiama? Okikomari? Come si chiamano quelli che... I Kikomori. Cioè ti devi chiudere in casa. Oh Max, benvenuto, buonasera. E allora, questa è una sfida. Potrei quasi risponderti challenge accepted. Questa è bella. Però ragazzi, io posso dire questa cosa. Tokyo Ghoul. Questa è veramente bella. Tokyo Ghoul, se consideriamo le prime due stagioni, per me vince qua. Ma la terza stagione rovina completamente la media. È come quando tu vai bene per il primo quadrimestre, poi gli ultimi due mesi prendi tutti e due e rischi di portarti la materia. Cioè, secondo me è così. Sì. Nelle prime due stagioni Tokyo Ghoul è una delle opere migliori che ho visto negli ultimi anni, ma la terza stagione è veramente una diarrea, scusatemi se uso, prendo a prestito il nome, il termine che utilizza spesso Ercolani, cioè veramente brutta. Boh, però le prime due stagioni è tanta roba. Invece Black Clover non l'ho visto, ragazzi, non l'ho visto, io non lo posso giudicare, quindi voto quello che ho visto, quindi allora, il mio voto è per Tokyo Clover, Ghoul. Black Clover è la... Allora, Black Clover io ho visto tutti e due. Black Clover ha lo stesso difetto, sono oltre 300 puntate in tre stagioni. Le prime due stagioni sono spettacolari. Il personaggio principale si chiama Asta ed è una specie fatta in maniera seria di Masho, perché lui non ha poteri magici. Qua invece le bacchette si usano i grimori, ed è la serie delle prime due stagioni, è carina. Dopodiché, due coglioni quanto una casa. Se invece di chiudere le serie le allungano e fanno voto Tokyo Ghoul, che lo trovo molto, le prime due serie sono spettacolari, quindi considerando le prime due serie, per me Tokyo Ghoul comunque è superiore, anche se ripeto, Black Clover è un bel prodotto. Bene, allora Tokyo. Dottor X, Tokyo Ghoul. E Dala? Tokyo Ghoul. Vabbè, la chat può votare, ma a questo punto è influente, quindi andiamo su Tokyo. Poi, vabbè, no, Trigan contro Giorgio, no, cazzo. E qui è come vuoi bene, a mamma o papà, e devi rispondere a Pippo Baudo, per forza, cioè. No, vabbè. Ma vedi che sono stronzi. Però ragazzi, posso dire una cosa? Posso dire una cosa però, ragazzi, il prodotto animato di JoJo non è a livello del manga, eh? Cioè, c'è da dirla questa cosa qua. Ma secondo me se la gioca. Secondo me, dal punto di vista manga, animato, Trigan ha qualcosina in più. Io la vedo così, però votiamo, io voto Trigan. Doc, ti seguo. Due Trigan, Dottor X. Tra Jotaro, non mi ricordo come si pronuncia. Wash the Stampede. Wash. Trigan. Siamo a tre. Dala. Io ho visto buona parte delle serie di JoJo e devo dire che secondo me sono a un ottimo livello e prendono bene dal manga di Araki. Voto JoJo. JoJo. Doc, Otaku? Io Brando, prima abbiamo la sfida tra due cose, canzoni, qua è una gran bella sfida. Allora, Trigun è spettacolare pure, ecco. È troppo fuori di testa per non voto JoJo. Allora ragazzi, col voto della chat siamo 3-3, ragazzi. Ecco, Thomas va. Oh, Angelo, presidente. Sei andando a dormire già? Monedina. No, Angelo, perché ci lasci così? Resta un altro po' con noi. Ciao, Angelo. Siamo nel finire. No, vai, se devi lavorare, vai. Buonanotte. Grazie per averci seguito. Siamo 3-3.
ragazzi, vale il voto mio vale doppio, quindi passa Trigan. Come uno e mezzo, quindi passa Trigan. Passa Trigan, però mi dispiace, Giorgio è una grande opera, però qui una delle due doveva passare. Andiamo avanti, okay, andiamo avanti. Full Metal Alchemist Brotherhood contro Toradora. Toradora non so che cazzo sia. Detto proprio. È una commedia, io una commediola, ma niente di particolare. Io me. voto full, ragazzi. Full Metal Alchemist Brotherhood, non l'ho visto, però non c'è paragone. Allora, confesso di aver visto solo l'altra serie di Full Metal Alchemist, la prima. Brotherhood mi pare che è una sorta, mi pare di aver capito che è una sorta di remake più fedele al manga. No, è la seconda parte del manga, ma è più fedele. Ah, ok, non è un remake. Ok, quindi vado sulla fiducia conoscendo la prima serie. Ah, buonanotte Angelo, non lo sapevo il fatto di Metal Alchemist. Va bene, allora ragazzi abbiamo già la maggioranza. Dalla tu? Per Full Metal Alchemist. Otaku? Idem, non c'è. Anche perché Toradora l'ho visto. È imbarazzante come prodotto. Allora, Attack on Titan contro Eghia, ragazzi. Allora, questo c'è bisogno che votiamo. Allora, è una allora Hajimeno Ippo al primo turno. No, Hajimeno Ippo è un bell'anime, però è stato sfortunato. È come quando tu arrivi tutto bello muscoloso con 3 mesi di palestra, che hai fatto box, ti senti forte, e poi sul ring ci sta Mike Tyson, do cazzo vai. Cioè il concetto fondamentalmente è quello, direi che anche la chat si è espressa per Attack on Titan, non dobbiamo neanche votare, credo, no? Scusate, con tutto l'affetto di questo mondo, è come paragonare Terrore dallo spazio con 2001 Odissea nello spazio, cioè posso amare Mario Bava, però porco diavolo. E andiamo avanti, amici, avanti. Oh, questo bello, questi tutti e due li abbiamo visti. Bello se fosse stato Shitano Joe, cazzo, era un'altra battaglia. È un'altra battaglia, era tutta veramente in quel caso. Era dura davvero. Allora, Death Parade contro Initial D. Questi li abbiamo visti tutti e due, se vi ricordate. Io vado a gusto qua, perché sono due bei prodotti, raga. Il mio gusto personale è per Death Parade, perché l'ho trovato una storia estremamente profonda, articolata e di difficile intuizione. Nel senso, a me quando le storie non riesco a capire come finiscono, mi rimangono di solito. Quindi voto Death Parade. Dottor Strange? Mi associo. Sceneggiatura la Pippo Baudo che lascia così con un cliffhanger. Io amavo troppo quell'auto. Voto Initial D. Gli osservatori se ne vanno. Ti alzi alle 5. Domani è venerdì santo. Dovete mettervi in ferie. Non dovete lavorare, si deve dormire fino a l'una domani. Ah, che poi si mangia tutto. Niente. Mario non lo fa. Non lo fa, in realtà. Si dovrebbe mangiare il venerdì santo. No, io mangio un po' di pesce, una cosa leggera. Giusto una spigola. No, proprio un megalodonte, diciamo, mi sono fatto fa. No. Stiamo andando verso Death Parade, immagino, no? Sì, Death Parade. Vabbè. In un certo senso, con le dovute cautele, riprende un po' le tematiche di Death Note. Però sì. Però parla pure dell'aldilà, di tutta quella roba lì, cioè... Allora, ragazzi, balene e orche sono ai confini della realtà. Allora, ragazzi, balene e orche non le potete mangiare il venerdì, perché sono cetacei, sono mammiferi, e quindi vale come carne. Dovete mangiare il pesce, ok? Non è che se uno sta nell'acqua
e pesce, perché sennò tu ti puoi mangiare pure a Federico, sardoni e sardelle. Ti mangi, puoi mangiare pure a Federica Pellegrini perché sta nell'acqua. No, cioè non funziona così, ok? Allora, sardelle. Stainsgate e Charlotte. Io non ho visto nessuno dei due, ragazzi. Neanch'io. Mi faccio guidare dal character design. Mi piace più quello di Stainsgate. Allora. Sì, ma socio. Vado 30 secondi così. Ho visto tutti e due. Allora, Charlotte e Matt Shonen di stile scolastico. Bellino, molto bello. Però Stainsgate è un capolavoro, ragazzi. Ciao Mario, un abbraccio. Ciao Mario, bravo Mario. Scegli sempre Mazinga Z, è sempre la scelta giusta. Non è semplice, ma è un capolavoro. Vedetelo su Prime in italiano. Vabbè, lo guarderemo. Passa Stainsgate. Io vado anche per Stainsgate. Stainsgate pure. Allora, vabbè, è andato avanti e avevamo tutti l'unanimità. Sì. Sword Art Online, uno dei primi Isekai usciti, molto interessante, e Ouran High School Lost Club, che io non ci ho giocato, non vedo neanche una ragazza nella foto, quindi già non lo voterò mai. E automaticamente, non lo so, ditemi voi com'è. Mi dissocio. Si può non votare, scheda nulla, scheda bianca? Direi decisamente di no. Ragazzi, ma va avanti Sword Art Online, perché comunque è quello più famoso. Kirito, cioè, è sempre Kirito. Partita, anche chi non conosce Sword Art Online sa Kirito comunque chi è Kirito. Sì. Quindi direi però che bisogna dire votato, che con tutte le cose, gli spin-off, eccetera, di Sword Art Online... è sempre assurdo. Non è che tutte siano di grande livello. Comunque, ragazzi, qui ci sta Code Geass, la parte lo spin-off, diciamo, lo spin-off, e poi ci sta Bunny Girl Senpai. Io non ho visto Bunny Girl Senpai. Code Geass. Penso che Code Geass è annoverato tra le opere migliori degli ultimi 20 anni. Poi vi voglio dire una cosa. L'unico villain che è riuscito a incrinare lo strapotere di Shaznabol, quindi Sha non si batte, però fa una bella concorrenza, dai. Allora, per me il più grande villain delle storie di anime rimane sempre il generale nero, perché ci sono particolarmente affezionati. Ragazzi, ma che succede? No, scusate, c'è stavo... Sì, c'è vento. Chiudi la finestra! Sì. A posto, risolto. Allora, gli ultimi due, ragazzi, gli ultimi due... No Game Life FLCL, non so che cazzo sia, che è sta roba? Non ho idea di roba nostalgica, qualcosa tra cyberpunk e anni 80. Ha avuto un certo seguito negli anni fa, ora è dimenticato, ma anni fa ha avuto un certo seguito. Però guardate, non saprei nessuno dei due perché non ho visto. Allora, io voto questo a destra perché è un mecha. Allora, è già invece... mi basta. Invece No Game No Life mi ricorda un po' quell'adagio che dice finita musica, finito amore. Dalle mie parti si dice passato il santo, passata la festa. Anche quindi mi dissocio da No Game No Life e voto FCL. Ok, andiamo su FCL. Una sottolega della Championship. Questo è uno scontro, no, ragazzi. Perché questo uno l'abbiamo visto e un altro lo stiamo vedendo. Devilman Crybaby contro Solo Leveling, ragazzi. Solo Leveling. Io sto sul non classico. Lo so perché, ma Devil May Cry Baby non mi ha preso. No, ragazzi, io volevo Solo Leveling, tanto di cappello. Ma... Devilman Crybaby è la rappresentazione animata del manga
Dico Nagai, cioè a me è piaciuto tantissimo. Non so, ma c'è troppo hip hop, non lo digerisco. Essendo un genere di musica che non digerisco, l'hip hop, non sono riuscito ad apprezzarlo, Devil May Cry Baby. Per questo preferisco votare per Solo Leveling. E poi Solo Leveling contiene elementi a me molto familiari, a me molto cari, elementi legati al mondo dei giochi di ruolo. Sì, capisco. Vabbè, io allora ci abbiamo un voto per Crybaby e un voto per Solo Leveling. Doc? Io? Ha votato. Crybaby, quindi due voti per Crybaby e uno per Solo. Anche se amo tantissimo Solo Leveling, ma Crybaby è sopra. Dala? Allora, io di Crybaby il disegno non mi piace proprio. Non ci vedo dei riferimenti così forti al disegno di Nagai. Lo no, infatti ho parlato della storia, non del disegno. Dala. Lo apprezzo perché ha completato la storia di Devilman, una cosa che in animazione non si era mai vista, però a parte la sigla, per il resto non mi piace più di tanto, e alcuni elementi non mi piace più di tanto. E allora do il voto a Soul Leveling. Otaku? Allora, sai che sono Leveling, lo amo da morire. È bellissimo. Da morire. E dal punto di vista estetico non c'è partito. No. Là c'è il manga. Stai laggando un attimo, Fra. C'è l'estetica, che è importante. Aspetta, vediamo se... Come va? Adesso va meglio. Vai. Mi senti? Va meglio. Sì. Va meglio. Va sentite? Sì. Allora, dico, torno al discorso. Se dovessi fare una scelta estetica, sicuramente sono Leveling. Anime che amo da morire, e voi già sapete come. Però i contenuti di Devil May Cry Baby sono quelli del manga, finisce come il manga. C'è Gonagai c'è Gonagai, mi do il cappello e vado su Devil May Cry Baby con malincuore perché non l'hai buttato mai solo lei. Allora siamo 3-2, ragazzi. La chat, volendo, può capovolgere questa cosa. La chat ha votato Cry Baby. Ah, ok, allora vince Cry Baby. Va bene. Però sono Leveling, non è che alziamo le mani qua. Vabbè, c'è bisogno di votare qua, ragazzi. Giulia nel college, perché ma che deve fare, che cazzo abbiamo fatto? Votare perché c'è l'avversario. Ma vaffanculo nel college, va, vai via, cioè. Vabbè. Andiamo avanti. Aia. Vabbè, mo sono pochi, sono rimasti gli ultimi 8, ragazzi. Allora, siamo al secondo turno. Full Metal Alchemist contro Trigun. Alchemist. Io continuo a votare Trigun, ragazzi, a me è uno dei miei anime preferiti, quindi ci abbiamo due voti per Trigun, uno per Full Metal Alchemist. Dottor Strange, ma Trigun, quindi sono 3-1. Poi rimangono il voto della chat che ha votato Trigun. E quindi vince Trigun, mi dispiace, cioè, vabbè, ma qui chi vince vince, e sono come gli ottavi di Champions, le squadre sono tutte forti. Però alla fine dei conti Full Metal Alchemist è più originale, secondo sì, me. Sì, Otaku, tu? Molto più originale. Full Metal Alchemist pure io. Più originale di Trigun? Sì. Trigun è una storia, ragazzi, estremamente... Sì, ma Full Metal Alchemist... Sì, ma Full Metal Alchemist genera un mondo praticamente. Esatto. E crea un mondo in pratica. È alchemia, è magia, è proprio è alchemia. Cioè, è un mondo creato. No, però ragazzi, io non voglio. No, però io non voglio creare un trig su questa cosa. Ma Trigun, fino a 3 puntate dalla fine, tu non capisci, non hai ancora capito chi è lui. Cioè, è una storia peggio dell'attacco dei giganti. A 4 puntate dalla fine, capisci che la storia sta andando da un'altra parte e tu non ci hai capito un cazzo. Cioè, guardate che Trigun è un'opera è tosta, Ma anche Full Metal è molto tosta come storia. Vabbè, questo gusto. È molto originale, questo è il discorso. Anche perché i sacrifici che fa quello per salvare il fratello, praticamente gli do una gamba,
Vabbè, sì, andiamo avanti. Sì. Comunque Trigun è un signor anime, quindi chapeau e va avanti Trigun. Trigun va avanti. Poi Evangelion contro Re Zero. Re Zero Evangelion. Evangelion, dai. Io voto Evangelion, ragazzi. Cioè, sapete che rapporto io con Evangelion, però è inutile dire... 4-1. Mi dispiace, Otaku, 4-1. Passa Evangelion. Cioè, è come... È l'anime che ha cambiato l'animazione, noi ci mettiamo. Ragazzi, questo... Tokyo Ghoul contro Sword Art Online. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, dai. Sword Art, Tokyo Ghoul. Io voto Tokyo Ghoul, sì. Mi è piaciuto di più. Sì, sono due grandi opere, però ovviamente qua è il gusto personale che va avanti. No. Dimmi, qua siamo gli ottavi, quindi io ho sbordato, ma Tokyo Ghoul va avanti bene così. Devil May Cry contro Bleach. Ficcanelli, qui ragazzi, qui è una bella battaglia, sapete perché? Perché è vero che Devil May Cry ha fatto tutto quello che ha fatto, ma questo signore che vedete a sinistra, Bleach. È un'opera che viene considerata tra le più grandi degli anni 2000. È proprio fondante per tutto un genere che viene dopo. Jujutsu Kaisen parte da lì. Merda. Bleach. Siamo d'accordo su Bleach, ragazzi? Sì. Merda, Bleach. Sono d'accordo anch'io su Bleach. Mi dispiace per il maestro Nagai, ma stavolta non può no, vincere. Però stavolta Dalla. Io avrei votato Devilman. Tu avresti votato Devilman stavolta. Avrei votato Devilman stavolta. Ma non, allora, non per l'opera in sé, ragazzi, ma per quello che significa quest'opera. Bleach è più radicato, secondo me. Però, vabbè, soprattutto dopo l'ultima stagione uscita l'anno scorso, la stagione Bleach... Vabbè, vediamo gli ultimi tre. Attack on Titan contro Gamble. Andiamo avanti, vai. Andiamo avanti. Qua non c'è proprio. Demon Slayer contro Code Geass. Questa è bella battaglia. Sì. Io lo amo per Rush. Mi ci butta a capofitto Demon Slayer. Code Geass. Demon Slayer pure io. Allora, io pure voto Demon Slayer, sono tre contro due. L'ultimo voto, yes. Alessandro Baratto è appena arrivato, ciao. L'ultimo voto, ciao Ale, alla chat. No, e mo siamo 3-3, però passa sempre per quella questione lì che non possiamo rimanere bloccati. La democrazia cristiana, la democrazia passa. Siccome si parla di Giappone, la democrazia buddista, e quindi passa Demon Slayer. Andiamo avanti, siamo in chiusura, ragazzi. Baccano contro Death Parade. Penso che è facile capire che sia Death Parade. E poi c'è Steins Gate contro Flocheluclo. Non ho visto nessuno di tutte e due. Neanche Steins Gate. Però credo che Steins Gate sia meglio. Mi ispira troppo il tizio lì a destra con il cellulare. Io sono di parte. Okay, ragazzi, semifinale. No, quarti di finale, ragazzi. Quarti di finale. Bleach contro Steins Gate. Quel tizio fa una macchina del tempo con un microfono. Un microonde. Ah, fantastico. Ecco. Allora, senti, Homer Simpson ha fatto una macchina del tempo con un tostapane. Dai, ecco, fantastico. Parliamone. Allora, io direi Bleach qua. Voi che dite? Bleach. Che se fa? Io Stan Gates perché... Anche io direi Steins Gate, però Ditelo prima. No, vabbè. Qui è una bella battaglia. Evangelion, no. Però penso che Evangelion non c'è storia. Stiamo parlando sulla storia. Allora faccio un pronostico, giocatevi la bolletta su sta cosa. Secondo me la finale sarà Evangelion contro l'attacco dei giganti. La butto lì proprio. La butto lì. Se non si incontrano in semifinale, diciamo. Tokyo Ghoul. No, però eravamo 3-4 contro 2, quindi passa comunque. Vabbè. Avanti. Allora, Attack on Titan contro Trigun. E mo sapete quando amo Trigun, ma Attack on Titan è uno dei miei anime preferiti di sempre, quindi scelgo Attack on Titan. Noi tra 10 anni continueremo a parlare ancora di Attack on Titan. Sì, sì. Vabbè, dai, siamo d'accordo? Siamo d'accordo su Attack on Titan. Ciao Giampiero, buonanotte. Attack on Titan contro Evangelion sarà come la finale di Champions del 2003. Vaffanculo.
Demon Slayer contro Death Parade. Votiamo. Allora, iniziamo da giù per una volta. Otaku vota Death Parade, giusto? Dala? Solo per una questione di tecnica, di disegno, Demon Slayer. Demon Slayer. Doc? Demon. Zenitsu! Guarda... Quindi sono 2-1. Demon Slayer. 3-1. Io voto Demon Slayer 4-1. Death Parade è bello, ma credo che Demon Slayer sia un'opera altrettanto importante. Demon Slayer rientra in quella categoria di serie che vanno viste almeno una volta nella vita. Allora, Bleach contro Attacco dei Giganti, ma penso, ragazzi, che qui... Non è così scontato, però, secondo me. Effettivamente sì, non è molto scontato qua il voto. Direi Sasageyo. Io il voto Bleach. Mi sa che siamo 3-2 o 4-1, dipenderà da Doc. Allora, io voto ovviamente Attack on Titan, Doc... Sono molto combattuto perché Bleach è venuto diverso tempo prima. La chat ha votato pure Attack on Titan, quindi sono due voti per Attack on Titan. È andato comunque a mettersi in una posizione che ha dato tanti, tanti spunti. Attack on Titan è relativamente giovane come opera, anche se... 2013 talmente... relativamente giovane alla faccia. Vabbè, adesso stiamo confrontando Bleach con Attack on Titan. Filippo, di cosa stiamo parlando? È relativamente giovane rispetto a Bleach. Quindi Bleach. Quindi siamo due Attack on Titan e uno Bleach, ok? Doc, dove votate Attack on Titan? Sì, dai, ho votato che dopo che ha canticchiato Sasage io 3-1 Otaku Bleach 3-2 col voto di Valiant andiamo 4-2 e passa Attack on Titan. A me l'abbiamo difeso Stefano. Sì, dai. Demon Slayer contro Evangelion. Ditemi un po'. Demon Slayer. Allora, io voto Evangelion. Doctor Strange? Demon. Demon Slayer, quindi siamo 1-1. Sì. Mi sta e poi Doctor X? Io voto per la cara vecchia Aska Soryu Langley. Ok, 2-1 per Evangelion. Nell'ultima versione. Dala? Evangelion 3-1. Io, come ho sempre detto, un rapporto. Tu non l'hai mai amato, diciamo. Taku Demon Slayer 3-2. La chat, però, la chat vota Evangelion e quindi va in finale Evangelion, come avevo pronosticato. D'altronde, Evangelion versus Attack on Titan, è questa, però. Che in questo caso è un ex equo, che è inutile votare, perché come fai a scegliere tra Attack on Titan? Ma tra l'altro sono due storie molto simili, ragazzi. Sono due storie che hanno una tratto qualcosa dall'altra, cioè veramente. Le seghe mentali di un bambino contro Attack on Titan? Sono seghe mentali di Attack on Titan, due, anche vabbè, cioè... ma quello di ricordo, sì, Eren, facciamo spoiler, però insomma c'è un livello di guerra, c'è un livello di personaggi che è un altro mondo. Senza andare più di tanto, senza Evangelion non ci sarebbe stato Attack on Titan, no. Però se devo essere sincero, Evangelion ha passato parecchie merde nel suo percorso. Io voto Attack on Titan, ragazzi. Io voto Attack on Anch'io. Titan. Anch'io. Ho 3 voti per Attack on Titan. Tu, Otaku? Attack on Titan. Evangelion è stato il più grande bluff della storia dell'animazione per me. Doc vota, è l'unico che... Il gol della bandiera. Questo è come doveva andare a finire quella famosa finale. E purtroppo non c'era Nedved e non andò così, però non fa niente. Però in compenso c'era Sheva. C'era Sheva. 4-1 doveva finire. Vabbè.
vince la battaglia finale degli anime. Secondo, domani vi arriveranno, vedete, questi 500 euro a casa a tutti, proprio come vince la battaglia finale degli anni. Vediamo la classifica, generale. La classifica generale, vediamo gli altri come hanno votato, vero? Come se vediamo. Piovessero tope domani. Bravo, allora, vediamo la classifica generale. Noi non è a noi non ci è capitato, One Piece. No. Al primo posto c'è One Piece. Al secondo Dragon Ball, al terzo Naruto, va bene, ovviamente, questi tre. Poi c'è JoJo, Hunter Hunter, Attack on Titan è solamente sesto, Fullmetal, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Death Note, che non ci è capitato, Evangelion solo undicesimo. Diciamo che siamo stati in trend alla fine dei conti, dai. Ma mica tanto da 32, questo mica tanto. Sì, questo parte da 64, io sono partito da 32 per accorciarlo un po', raga. Se no era lungo e si faceva troppo tardi. Bene così, stiamo in chiusura, ragazzi. Grazie anche stasera per essere stati presenti, per essere stati magnificamente partecipativi. Io volevo vedere un attimo se c'era qualcuno da poter raidare, da poter sistemare. Ci sarebbe sta ragazza Sonia Andrea, che mi sembra, cioè, nel senso, dice sempre cose interessanti. No, però sta giocando. No, volevo vedere qualcuno che stava facendo just chatting, qualcosa del genere. No. Piscine, idromassaggi. No, non ci interessa. Ora c'è la moto del come si dice, dello sgabello trasparente con la telecamera da sotto, no? Sì, no, ma ci sono varie mode che stanno uscendo. Io stasera ho fatto un post, ho litigato pure per un'amica, con un'amica, per colpa di quel post, che poi l'ho cancellato, perché ho detto che hanno rotto il cazzo queste qua, vedi? Siamo stanchi live, proprio. Poi se stanchi. Tu nella live ti permetti di fare un'immagine di cartoni con un mezza zitta. Ma allora, io non entro neanche in questa cosa, lo sai, io ho notato che alcuni fanno i video di YouTube su anime e manga, ok? E ogni video, al video successivo, hanno addosso qualcosa in meno. Sì. E i loro video sono pieni di simp, perché il simp è l'essere più vergognoso dell'universo, è l'unico che mi fa riconsiderare l'idea, diciamo, delle purghe, ok? Pieni di commenti vomitevoli, viscidi, che nulla hanno a che vedere con l'argomento, perché il simp, sai che fa? Pur di avere un tuo commento, una tua risposta, dice pure che è bello il video che hai fatto, il video non se l'è visto, non sa di che cazzo stai parlando e ti fa il commento. Allora, questa cosa qua è una cosa che io ho messo su thread, l'ho scritta e mi ha dato fastidio. Posso dire una cosa molto antipatica, parecchio antipatica. Vai, È difficile scrivere commenti e cose sensate quando si ha una mano sola. Con una mano sola è difficile. No, però Dara, la verità sai qual è? La verità sai qual è? È che è un po' la storia del re nudo, ok? Perché questa cosa l'ho dovuta dire io. Nel panorama italiano tutti quanti si nascondono, tutti la pensano, tutti la sanno, nessuno ha il coraggio di dirla questa cosa, nessuno. Ma sai cos'è, Thomas? A me dà fastidio l'ipocrisia, io anche con loro ce l'ho, per carità, ognuno è libero, però se noi dovessimo fare una confraternita di parlare di erotismo e arte, erotismo e manga, di opere di certo livello, noi non lo possiamo fare perché ci bannano. No, se ma scusami, Francesco, hai ragione. Io ieri ho litigato. La ricordate? La conoscete quella ragazza? Si chiama Quantum Girl. È bravissima. Parla della fisica su Instagram. Fa i reels, parla di fisica. È oggettivamente una bellissima ragazza. L'altro giorno ha scritto: come sarebbe bello essere valutati per i nostri contenuti e non per quello che siamo, eccetera, eccetera, no? Il giorno dopo ha sparato 4-5 foto estive, ve le lascio immaginare, insomma, non eccessivamente così, però carine, al che sono andato sotto e le ho detto: ma tu non eri quella che ieri ha detto che erano i contenuti
ti dava fastidio questa cosa qua, e mo metti questa foto qua, ma scusate, ma sarete ipocriti oppure no? Allora questa ipocrisia deve finire, deve finire. Devi dire io mi metto con le tette da fuori perché faccio più like, lo devi dire. Non è che facciamo la lotta al patriarcato da un lato e dall'altro lato stiamo con le zizze da fuori mentre facciamo i video. Scusatemi. No, Thomas, perché la differenza sta proprio in questo. E la questione è che quando Lucio Parrillo, grande autore italiano, conosco. Copertinista italiano che lavora negli Stati Uniti, posta alcuni suoi disegni fatti per Red Sonja, Vampirella, eccetera, e lo bannano Facebook, e lo bannano e poi al tempo stesso ci si ritrova, e stiamo parlando di arte, e al tempo stesso ci si ritrova con Instagram, dove l'unico limite è il fatto che non si vedono determinate parti anatomiche, perché per il resto puoi fare quello che vuoi. Questa è davvero però ragazzi, io il focus è un altro, cioè io non sono contro il nudo, per me potrebbero mettere in nudo ovunque, non mi scandalizzo. A me dà fastidio l'ipocrisia, cioè quello che dici, no, io voglio essere seguita per i miei contenuti e poi questi contenuti vengono coperti da determinati atteggiamenti che tu dici di combattere, capito? Sì, e questa è la cosa che mi dà fastidio a me. È una cosa mercificazione. Scusami. E combattiamo il patriarcato e combattiamolo sto cazzo di patriarcato, no? Ma no, non si combatte così. Nel loro modo di vedere, il fatto che loro scelgano di farsi vedere in una determinata maniera non è patriarcato, cioè è patriarcato, è maschilismo, è sessismo quando sei, in un certo senso loro sono obbligate, o viene messo per vendere un prodotto, e va bene, sono va loro bene. A decidere di vendere quello non è patriarcato, quello non è patriarcato, ok, però lo dobbiamo dire, perché questi commenti, la vera ipocrisia, sai dove, scusami Thomas, ti lascio subito. Sì, poi chiudiamo, che si è fatto tardi, ma questa lotta agli uomini, al patriarcato, poi volendo ci facciamo una questa persona una vera e propria live, va bene, la libertà è, ognuno può fare le cose, ma non mi vuoi dire lotta agli uomini quando quei 2.000, 3.000 abbonati che hai sono tutti uomini. No, ma io, allora, io non entro in questo, io non entro in, per me possono fare le piscinette, tutto quello che vuoi. Sì, la libertà. Però se io ti dico, se io leggo dei commenti che non hanno senso, di gente viscida che ti fa i complimenti perché sei fregna e non per quello che dici, noi questa cosa la dobbiamo dire, non ci possiamo più nascondere. E il fatto che determinati professionisti del settore, specialmente donne, vadano avanti e hanno iniziato col maglione fino a qua e mo fanno le live e i video in costume, è classico, è chiaro che quel tipo di atteggiamento paga, ma lo dobbiamo dire, ok? Lo dobbiamo dire. Quella è una posizione che tu puoi prendere legittimamente perché non stai facendo male a nessuno, ma lo devi dire, che quell'atteggiamento è un atteggiamento volto a crescere sui social in maniera finta, o meglio, tirando di dietro tutti questi tizi che vengono a spippettarsi sui vostri video, perché questa è la verità, quando potrebbero andare su YouPorn. Andate su YouPorn, ma ragazzi, ma veramente, ma siamo arrivati a un punto veramente che non tiene senso, cioè, capito? È una sessualizzazione peggiore di quella dei siti porno. Peggiore, perché nel sito porno io vado a vedere una che sta là per fare porno, mentre invece mi vado a vedere un film di anime, un video che mi dovrebbe spiegare un manga o un anime o un contenuto culturale, e invece mi guardo quella che sta in reggiseno. Ma che cazzo di senso ha questa cosa? Scusate se mi scaldo, ragazzi, ma veramente è insopportabile questa cosa qua. Thomas, se domani volessimo fare una live su Manara e mostrare i suoi disegni, a noi ci vanno, ci danno contenuti offensivi. A parte che Banana lo bannano da Instagram, ma lasciamo perdere. Ma io voglio capire una cosa: il problema è che qui non si tratta di poco,
qui si tratta di un migliaio o di più di followers di differenza, cioè tra una che sta, che fa un determinato argomento vestita con un maglione fino a qua, e una che dice lo stesso argomento in bikini, praticamente la differenza sono di migliaia di persone. Lascio come considerazione, poi, personalmente, scusa Francesco, e poi ti lascio. Non è un discorso però legato soltanto a Twitch, perché è una questione vecchia come il mondo, nel senso, io vi faccio presente che anni fa Espresso e Panorama, se le copertine avevano una donna nuda, vendevano il doppio, sì, di quanto vendevano, sì, le cose. Noi abbiamo visto pubblicità di silicone, spiegatemi cosa c'entra il silicone, sì, con una donna. Brava Giovanna, brava. Spiegatemi che cosa c'è. No, ma quella è niente, perché vi ricordo quella della doccia. Spiegatemi, sì, che cosa c'entra. Vabbè, a perché volte veniva, veniva sigillata nella doccia, ecco, nell'acqua minerale. Spiegatemi cosa c'entra vendere acqua minerale e metterci sempre una ragazza poco vestita, cioè, perché l'acqua minerale fa fare molta plin plin e ti fa avere il bel fisico pulito, asciutto. Io utilizzerei la frase del famoso capolavoro del maestro: si alza il vento e non solo il vento. Dicendo alla vecchia maniera, scusatemi la battuta, il sesso vende, che sia è inutile, non fa, come dice Thomas. Dalla, va bene, ma non dobbiamo dire che altro, però. È l'ipocrisia che dà fastidio a me. Tu basta, guarda, che tu vieni in video, dice io mostro le zizze perché così faccio più like. Punto. Esatto. Lo devi, esatto, dire. Però ok, non è che poi ti puoi incazzare, esatto, se uno te lo dice. Ma la questione è, se dicessero una cosa del genere, io credo che svelando il mistero, no, sarebbe l'onesto, perderebbero followers. Allora, ho capito, però è in... vabbè, io mi scaldo, guarda, troppo su questa cosa, perché veramente volevo dire questa piccola cosa. Cioè, anche perché si svelerebbe una cosa, Thomas, scusa Francesco, e poi ti lascio la parola, giuro, si svelerebbe una cosa. Ed è una cosa che loro non vogliono svelare, cioè il fatto che vanno avanti con dei pipparoli. Questo è il discorso. Qui sta la questione. No, neanche quello. Qui sta la questione. Guarda, ecco qual è il grande mistero. No. Guarda, ti dico una cosa. Se io, ma tanto non tanto io, perché inizierò ora con streaming, io parlo di professionisti settore come Thomas, che comunque si è fatto un culo così per avere cose. Questi, se loro mi dicono io faccio il live streaming perché sono una bella ragazza e voglio mostrare la mia bellezza, cappello, hanno riparo, possono avere quelli che vogliono, massimo rispetto, ma se mi devi prendere per il culo, perché prendervi il culo, ti devi mettere con il joystick a giocare a un gioco in costume da bagno, mini short, quello non è streamare, è prendere per il culo le persone serie. Perché se tu mi dici io utilizzo la mia bellezza per fare lo stream, tanto di cappello, e il tuo contenuto lo fai in onestà e in sincerità. Ma se tu devi prendere in giro le persone parlando con uno schermo minuscolo che la gente scrive, leva lo schermo del gioco, col joystick e col bikini, seduto sullo sgabello di plastica dove si mette il filo della mutanda e il culo in bella mostra, quello è prendere in giro, cercare di prendere in giro le persone. Ecco, esatto. La differenza, scusate, è mezz'ora che... Devo dire sta cosa. Vai, dici Doc, dici. Lo sgabello d'Utaku. Esatto. Thomas si è fatto un sedere così per prendere la partnership, e altre hanno mostrato il sedere per prendersi la partnership. Questo non, ragazzi, allora mostra che nella vita ci vuole. Io non voglio, onesto, a me dà fastidio non tanto quello che fanno, non giudico no. Dà fastidio l'ipocrisia, però dedicheremo, se vorrete, un'intera confraternita a questo, magari se ne può parlare con più calma. Sarebbe, io,
sarebbe buono secondo me invitare qualcuno. Thomas, guarda il messaggio WhatsApp che ti ho mandato qualcuno... ora. Secondo me se facessimo una live a tema verremmo presi semplicemente per haters. Non è questa sensazione. Non me ne frega un cazzo, ragazzi. Mi piacerebbe sapere l'opinione di qualche donna o l'opinione di qualcuno visto, di questi prima. No, allora una cosa che ho specificato nel mio post di stamattina su Threads è che la mia non è invidia, perché le persone di cui parlo hanno numeri inferiori ai miei, quindi nonostante i culi e tutto non me ne frega niente, ok? Questa è la cosa importante, perché qualcuno potrebbe dire però tu lo fai perché rosichi. No, non rosico niente, ma questa è gente che ha migliaia di visualizzazioni meno di me, quindi non è che lo faccio perché vorrei il loro pubblico o quelle cagate lì. Lo faccio proprio perché mi dà fastidio l'ipocrisia. L'ipocrisia è una delle cose che mi infastidisce di più e non la sopporto. Non ci posso fare niente. Detto questo, ragazzi, vi saluto. Salutiamo Dottor Strange, Dottor X, Dalastor, Rotaku e Akira che ci ha lasciato un poco prima. Noi ci rivediamo a tutti. La prossima settimana con la confraternita. L'altra settimana con la confraternita, però... Noi vi vogliamo lasciare i nostri migliori auguri per una felice e serena Pasqua. Passatela nel miglior modo possibile, grigliate come se non ci fosse un domani, anche se sarà brutto tempo. La potete fare in casa, va bene uguale. Vi mando un grande abbraccio. Che piova la topa dentro casa. Bravi, che arrivi. Viva la fregola! Che arriva la fregola a tutta potenza. Buonanotte a tutti e noi ci rivediamo sicuramente nei prossimi giorni. Ciao! Auguri. Ruolate senza moderazione.